Buonasera, buonasera amici telespettatori e ben ritrovati sempre qui negli studi di Rete Oro per la 17ª puntata stagionale di Sport in Oro, la domenica sportiva del dilettante ormai in onda ovviamente da 40 anni. Anche oggi puntata ricca di argomenti, analisi dei campionati, ovviamente prima parte dedicata al settore giovanile, dall'under 14 all'under 19, poi seconda parte con altri ospiti per parlare di eccellenza e promozione. Vado subito a presentare i graditi ospiti, torna una società comunque tra le più importanti nel corso degli anni, insomma, qui nel Lazio, a Roma, quindi do il benvenuto ovviamente al direttore generale della Totti Social School, Claudio D'Ulisse. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Direttore, innanzitutto è un piacere ritrovarti, oltre a fare il direttore generale sei anche un tecnico, quindi sì. Under 14 sì. Regionale. Quest'anno io, a me piace stare in campo, quindi ho deciso di prendere questa squadra, di guidarla, insomma mi sto divertendo tantissimo, è un gruppo carino, è un gruppo che poi è per il 70% è cresciuto presso la Totti Social School, quindi è una vera soddisfazione. Totti Social School della famiglia ovviamente Totti, sì. Quindi con Riccardo Totti insomma che è sempre presente al campo, quindi il rapporto. Tu quanti anni sono già che stai con loro? Adesso diciamo ho iniziato lì, ho fatto i corsi di Gerber tantissimi anni fa e poi adesso sono 6 anni che sto diciamo fisso lì alla Totti Social. Perfetto, quindi insomma rapporto solido e sicuramente che durerà nel tempo. Invece insieme a te, sempre in rappresentanza della Totti Social School in qualità di responsabile dell'agonistica, Dario Teofani. Buonasera. Nonché allenatore dell'Under 15 Elite. Buonasera Dario, Filippo. È un piacere Buonasera. Ritrovarti qui, soprattutto ecco, l'ultima volta che sei venuto qua da noi eri comunque la mente, il tuttofare dell'Oni Social City. Quindi ora capiremo ovviamente, quindi Totti e Oni ormai è un'unica famiglia. Giusto? Assolutamente sì, l'anno scorso quando siamo venuti in trasmissione che c'era anche Claudio con Gianni Di Veronica eravamo venuti proprio a raccontare insomma, sì. Questo progetto, questo inizio di questa avventura che abbiamo deciso di intraprendere unendo le due scuole calcio che lavorano nello stesso territorio e unire gli intenti e cercare di creare un settore giovanile che nel corso degli anni possa dare delle soddisfazioni e riportare anche un pochino di qualità e di interesse, visto che tanti ragazzi del nostro territorio vanno a giocare in società di Roma Nord, Roma Est, quindi le solite no, Torte e Teste, Vigore, quindi certo. Cercare di dare anche un senso di appartenenza sul territorio attraverso un progetto importante che è iniziato appunto quest'anno. È andato benissimo perché poi ovviamente Oni, Totti, il quadrante era quello, quindi sì. Perché non unire le forze in sì. Un unico progetto, quindi complimenti perché secondo me queste sono le iniziative giuste, soprattutto per il buon vicinato. Oggi è andata male purtroppo con l'Under 15, poi ne parleremo, però contro la Romulia ci può stare. Ci può stare, ma sono molto contento, stiamo facendo un percorso importante, abbiamo chiuso il girone d'andata che stavamo lì tra le prime quattro, quindi una squadra insomma che viene in grosso modo da vecchia Oni. Certo. E con qualche innesto del regionale della Torre. Ne parleremo dopo, Dario. Sì. Perfetto. Sì, sì. Il buonasera ovviamente anche per la redazione di Sport in Oro, Edoardo D'Angelo, responsabile Under 14, Under 16 e Under 19. Buonasera Filippo, buonasera a tutti gli amici da casa. Abbiamo dato un titolo a questa 16ª giornata di campionato. Andiamo a vedere infatti, per Under 14, Under 16. Esattamente, ecco, pareggi che spostano gli equilibri perché nell'Under 14 c'è stato il pareggio dell'Atletico Vescovio sulla Roma, 1-1. Stesso risultato anche tra Nuovo Tor Tretesta e Atletico Torrenova. E poi ovviamente spicca il pareggio a Villa dei Massimi, ci siamo recati proprio sabato tra Grifone e Romula. Per l'Under 16 stessa partita, Grifone e Romula finisce inaspettatamente, possiamo dirlo, 0-3 per gli uomini di Francolini che comunque guidano saldamente la propria classifica. Ovviamente sempre dell'Under 16 non possiamo non citare anche il buon cammino dell'Ostia Mare che approfitta del pareggio del Trastevere, mentre nell'Under 19 il Tor di Quinto macina punti e approfitta allungando ulteriormente grazie alla sconfitta della Lodigiani. Torna in campo anche la Vista Aurelia per l'Under 19. Infatti questa è notizia, hai fatto bene a dirlo, quindi Vista Aurelia finalmente è tornata in campo, quindi insomma era giusto così, quindi siamo contenti per la società del Vista Aurelia e tutti i ragazzi soprattutto che purtroppo per diverse settimane non hanno potuto scendere in campo. Invece per Under 15 e Under 17 Ruggero Gaetani. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Ruggero, anche te titoli? Titoli sì. È successo qualcosa? Nulla di particolare se non che tra le capoliste frena
solamente il Trastevere Under 17 che pareggia con l'Ottavia tra le polemiche. Più nello specifico, insomma, per quanto riguarda il campionato del 15, come detto con il mister, troppa Romulea per la Totti. E la Tor Tre Teste domina l'Accademia Calcio Roma nello scontro diretto, mentre nell'Under 17 Tor Tre Teste contro la Spes che passa di corto muso e mantiene il primato. Tra Grifone e Pomezia, partita a spettacolo che poi vedremo nel servizio. Vedremo il servizio. Quindi questi tutti i temi che affronteremo in questa prima parte di Sport in Oro, ovviamente con insieme, insomma, per la Totti Soccer School, Claudio Dolisse e Dario Teofani. Quindi ora un breve spazio pubblicitario e poi di nuovo qui in studio. Red Tigers 1957, la società dove l'atleta è al centro del progetto. Da 65 anni per crescere insieme i campioni del domani, imparando e divertendosi con i nostri istruttori qualificati. Diventa anche tu un Red Tiger. Vieni a trovarci ed entra a far parte della famiglia biancorossa. Nel cuore di Roma Giardinetti trovi campi da calcetto, calciotto, calcio a 11 e non solo. Anche campi da padel, area ristoro e sala Champions disponibile per le tue feste ed eventi privati. E un ufficio segreteria sempre a tua disposizione. Siamo in via dei Ruderi di Torre Nova 2. Telefono 06 20 10 370. Per Conti Auto, l'autotalone con vendita plurimarca con finanziamenti a tasso agevolato, valutazione permute e noleggio a breve lungo termine. Siamo in via Casilina 1090, ci puoi contattare a 339-78-76-868 o tramite mail info@percontiauto.it. Lo sport è salute, divertimento, passione. Vieni al Certosa, scuola calcio affiliata Empoli per i ragazzi dai 5 ai 13 anni con istruttori qualificati. A Certosa trovi campi di calcio a 5, 7, 8, 9, con promozione ogni 10 partite una è gratis. E poi campi da padel e beach volley. Per finire, il The White, pizzeria-ristorante per cene e aperitivi raffinati. Campi del Certosa, via di Centocelle 246, per info 351 64 64 655. Vieni a trovarci. Abete dal 1958 a Roma è il regno del legno. Vendita di porte per interni e blindate, finestre in legno, PVC e legno alluminio, parquet in essenza e in laminato. Servizio di trasporto e posa con installatori specializzati. Abete è anche arredamento e strutture per esterno. Vieni a trovarci per un preventivo gratuito presso il nostro showroom di via Casal del Marmo 706 o visita il nostro sito www.abetesrl.it. Per la tua pubblicità affidati a Mira Video e Sport. 06 5941 966. Eccoci tornati in onda. Prima di analizzare ovviamente l'Under 14 è doveroso iniziare a parlare di due tornei importantissimi che noi personalmente curiamo. Parliamo del Rete Euro Cup giunto all'ottava edizione e il Beppe Viola Junior Beppe Viola Junior ottava edizione, Rete Euro Cup settima edizione dall'anno scorso, trofeo Umberto Tersigni. Queste ovviamente sono, diciamo, un attimino per far capire di che categorie parliamo, possiamo farle rivedere dalla regia, eccole qua, quindi Under categoria 2013 per quanto riguarda Beppe Viola Junior, categoria 2012 per quanto riguarda il Rete Oro Cup. Totti Soccer School da anni ha ospitato per diverse edizioni, insomma, il torneo Rete Oro Cup, il Beppe Viola Junior, come anche l'ONI è stato uno dei poli, insomma, di riferimento. In settimana ovviamente si è iniziato già a lavorare, il direttore, insomma, Raffaele Migliore, si è portato, beato lui, in riva al Tirreno, per l'occasione era nella zona di Tarquinia, eccolo qua, con gli amici del DLF Civitavecchia, con il presidente di Sporting Tour Giampaolo Morsa, dove ovviamente oltre a mangiare si è parlato del prossimo Beppe Viola Junior e Rete Oro Cup. Qua il direttore che mangia, una bella zuppa, quindi sono contento per lui, complimenti, ovviamente lo salutiamo. Quindi ovviamente seguiranno aggiornamenti sui nostri social per quanto riguarda Beppe Viola Junior categoria 2013 e Rete Oro Cup categoria 2012. Un breve commento da parte vostra, insomma, avete toccato con mano quello che sono questo tipo di manifestazioni riservate alle categorie piccoli amici, esordienti, insomma, bello. Sì, sì, Dario. Bellissimo, bellissimo. Noi abbiamo ospitato e
ci siamo trovati benissimo, c'è stato un grande riscontro e poi comunque anche la qualità dell'organizzazione è importante. Benissimo. Dario, ovviamente te sei stato uno dei promotori. Ecco, dei promotori. Insieme a Giampaolo. Insieme a Giampaolo, quindi Loni sì. Per anni avete sì. Tante finali. Sì. Purtroppo perse. Ecco, purtroppo perse. Purtroppo perse. Anche io ho fatto anche una finale di Rete Oro, persa ai rigori con la Vigor Perconti, con il gruppo 2009, quello che il gruppo che alleno adesso. Elite, e la perdemmo ai calci di rigore, però sono sempre bei ricordi, insomma, anche se non si arriva alla vittoria finale, però per i ragazzi sono sempre esperienze importanti. Benissimo. E a proposito di questa fascia d'età, non so se siete, insomma, sapete, nel Friuli Venezia Giulia c'è stato un comunicato importante che possiamo far vedere. Eccolo qua, un primo passo è stato fatto, il Friuli Venezia Giulia vieta la pubblicazione dei risultati dell'attività di base. Cioè, ovviamente parliamo di scuola calcio, quindi in sintesi qual è il progetto, comunque la volontà, quella che per questa fascia d'età, parliamo di ovviamente piccoli amici, scuola calcio, non ci deve essere il risultato. Favorevoli, siete d'accordo? Allora, secondo me nella competizione sportiva il risultato è un elemento importante. Il problema è l'importanza che diamo noi e che danno gli addetti ai lavori al risultato. E quindi la cultura della sconfitta è importante, come è importante la cultura della vittoria. Io dico sempre ai miei ragazzi che non si perde mai, o si vince o si impara qualcosa di nuovo. Forse la pubblicazione sì. Evitare... Però attività di base parliamo. Evitare la pubblicazione sì, però non dare la giusta importanza al risultato non è giusto. Per la parte sportiva, lo sport è competizione, lo sport è confronto. Altrimenti non ha nessun senso andare a giocare con ragazzi che hanno le maglie diverse dalle nostre. Cioè, bisogna dare la giusta importanza alla performance, alla qualità della performance piuttosto che del risultato. Dario? Completamente d'accordo con Claudio, ecco perché forse ci siamo sposati in fretta, perché a questo la trovo un po' di ipocrisia. Perché a quel punto, sai che io ho una battaglia che faccio tantissimi anni, dovrebbero togliere almeno nel primo anno/secondo le categorie. Infatti. Nell'agonistica. L'hai detto tante volte, però comunque tante soddisfazioni, perché ovviamente, soprattutto dall'ONI, ne hai lanciati tanti di ragazzi che sono arrivati al calcio che conta. E comunque, ecco, abbiamo anche delle foto, parliamo anche di due ragazzi, nello specifico Della Rocca e Scacchi, quindi eccolo qua, Dario, qua li conosci meglio te, qua chi è? Qui è Mattia Della Rocca, eccolo, che... lanciato proprio dal torneo Beppe Viola Junior, dove perdemmo la semifinale ai calci e rigore. E qua con la Roma, ovviamente. Sì, e qua non so quale scudetto che lui ha vinto, sia l'Under 17 che l'Under 16, due scudetti. E ha firmato, ovviamente, insomma. E scorsa settimana sia Mattia Della Rocca che Scacchi hanno firmato il loro primo contratto da professionista. Quindi soddisfazione, insomma, per soddisfazione, chi ha visto crescere questi ragazzi che poi arrivano. Abbiamo anche le foto, ovviamente, di Manu. Qui stava la manifestazione dello Stadio Olimpico. Perfetto. Con tutte le scuole calcio, sì. E poi ovviamente lui comunque con... Eccolo qua. Complimenti veramente. È una grossa soddisfazione per una società giovane come la nostra, perché poi, ecco, ritornando al discorso delle sconfitte, dei risultati, secondo me, per chi lavora nei settori di base, nei settori giovanili, le vere vittorie sono queste. Perfetto. Grazie Dario Teofani. E quindi passerei subito all'Under 14, girone A, con Edoardo D'Angelo. Quindi sedicesimo turno di campionato, sempre molto emozionante. E i Red Tigers tornano a sorridere. Mister Marini riesce a vincere 1-2 contro il Racing Gardia. Non sorride la W di Mister Pasqualini, che pareggia 1-1 con l'Ottavia. Vittoria e pareggio importante per l'Ottavia, che smuove il centro della classifica. Il Civitavecchia vince 1-2 contro il Tirreno Sansa. Il Trastevere di Tagliarola vince 1-4 contro il Fonte Meravigliose. Quindi abbiamo detto che spicca il pareggio dell'Atletico Vescovio di Poloni contro la Roma. La Roma che rimane comunque sempre in testa al girone A con 42 punti, Red Tigers 34 e Trastevere 33. Una classifica molto corta questa. Sì, è vero, molto corta. Quindi complimenti, come dici te, all'Atletico Vescovio, ma anche ovviamente ai Red Tigers di Mister Marini, se non sbaglio. Contentissimo, perché sono tornati alla vittoria. Perfetto. Girone B. Sì, nel girone B partiamo proprio dal risultato di giornata, dal pareggio tra Grifone e Romulea. Abbiamo assistito a una partita bellissima, anche le dichiarazioni a fine partita di Mister Gualdaroni e Mister Porcella, due tecnici molto giovani e molto bravi che si sono rispettati per tutto l'arco dei 70 minuti. Atletico Torrenova, nuova Torre Teste 1-1, anche questo è un risultato che sposta, perché il Frosinone torna capolista, 43 punti all'attivo, 41 nuova Torre Teste, Grifone e Romulea, quindi
che sono lì comunque. Qua sì, c'è Bagarre, è un girone molto equilibrato, poi vedremo ovviamente subito dopo il servizio di Grifone Romulia, questo big match 1-1, quindi partite, vedremo tutto dalle immagini, però prima analizzare il girone C. Edoardo, sì, D'Angelo. Nel girone C abbiamo sentito in settimana mister Losurdo, che comunque aveva preparato minuziosamente la partita contro il Cassino. Sappiamo che è un campo molto ostico, perché è un campo piccolo rispetto agli altri terreni di gioco dove siamo abitualmente che vediamo ogni sabato, e Cassino che riesce a vincere 1-0 proprio contro l'Urbe Tevere. Al Catena Atletico 2000 non riesce a superare la Lazio di Rocchi, che vince 1-2, 4-0 dell'Accademia Calcio Roma contro il Club Olimpico Romano, mentre da evidenziare sicuramente l'ottimo cammino dell'Accademia Frosinone, che è quinta in classifica a meno 2 proprio dai giallo-blu. E qua ovviamente troviamo Onesto Soccer City, che comunque è Totti Soccer School, sì, a tutti gli effetti, quindi in questo gruppo allenato direttore d'Ulisse da Simone Sannibale, facendo veramente un buon lavoro. Perfetto. Siamo veramente soddisfatti del lavoro. Simone è un professionista, uno che ha fatto calcio, quindi insegna calcio e si vede, quindi complimenti. Sì. D'accordo anche Dario? Assolutamente sì. Benissimo. Allora andiamoci a vedere subito il servizio Grifone Romulia a cura di Edoardo D'Angelo. Si accendono i riflettori a Villa dei Massimi per la sfida tra Grifone e Romulia. Oltre al blasone delle compagini che si affrontano, ci sono anche due tra i tecnici più preparati di questa categoria, quindi lo spettacolo è assicurato. E infatti, dopo appena 9 minuti, la Romulea passa in vantaggio sugli sviluppi di questo calcio di punizione. Lilli calcia, è bravo a respingere Cera, ma ancora il numero 22 sigla il gol dello 0-1. Romulea in vantaggio. Il Grifone però non si abbassa e si rende subito pericoloso con questo colpo di testa di Silvestri, bravo a girare verso la porta, ma Compagnucci blocca. Ancora Grifone, pericoloso, azione un po' rocambolesca, ma arriva a Tavolini, che però colpisce solo all'esterno della rete. Poi arriva l'episodio, Tavolini si fa fare fallo da Di Michele, bravo a incrociarsi con il difensore della Romulea. Arriva Silvestri alla battuta, ma Compagnucci è miracoloso parando questo calcio di rigore con la mano sinistra, con la mano di richiamo. Poi è ancora bravo Compagnucci a volare sulla conclusione di Bronzi. Secondo tempo, minuto 3, calcio di rigore ancora per il Grifone con Silvestri, che questa volta lo guadagna, ma la battuta va Banni, che incrocia col sinistro, batte Compagnucci che rimane immobile. Gara che quindi torna sui binari della parità. Gol del numero 3, uno dei migliori in campo per la squadra di mister Gualdaroni. Grifone pericoloso con il destro di Carbone, che però la colpisce d'interno e la palla esce fuori. Risponde la Romulea con Bernabucci e poi con Salvati su questo calcio di punizione, la pennella e Cera però mette la palla sopra la traversa. Una delle ultime occasioni di questa partita ce l'ha Belli, ma Compagnucci in croce sul primo palo chiude molto bene e la partita si chiude con questo sinistro strozzato di Carbone che esce abbondantemente al lato. Finisce così 1-1, una partita veramente divertente. Quindi Edoardo, insomma, la distanza era un punto tra queste due squadre, il Grifone di Gualdaroni e la Romulea di Porcella, quindi l'esito era quello. È stata una partita bellissima. E per riassumere un po' le interviste post partita, mister Porcella, che comunque ha subito due calci di rigore, dice che il direttore di gara è stato uno dei migliori in campo. Quindi che abbiamo riassunto tutto. E fa piacere, perché tante volte questi arbitri sono un po' diciamo bistrattati, o comunque ci sono tante polemiche. Infatti in settimana abbiamo anche ovviamente un comunicato, insomma, diramato dal Comitato Regionale Lazio. Il presidente del CR Lazio Zarelli ha tonato, insomma, dicendo: il nostro calcio sta respirando un clima di esasperazione non più tollerabile. Quindi ovviamente è normale che c'è tanta esasperazione, dovremmo avere anche l'articolo, forse sì, forse no, forse ce l'abbiamo, eccolo qua, no, però, quindi esasperazione. Quindi anche in questo caso voi da responsabile, direttore, ma anche da tecnici, cioè è tangibile, c'è troppa esasperazione? Sì, troppa esasperazione. Tutte le componenti? Troppa esasperazione, e molto spesso l'esasperazione è anche da parte degli addetti ai lavori. Degli addetti ai lavori, degli allenatori, dirigenti, troppa, insomma. C'è troppa, sì. Perfetto. C'è troppa pressione. Sono ragazzi che stanno studiando. Io dico sempre che un avvocato a 12 anni non è un avvocato, un calciatore a 12 anni, a 14 anni, a 16 anni non è un calciatore, un arbitro a 16 anni non è un arbitro, sta studiando per diventarlo. Infatti. E quindi bisogna dargli il tempo.
molto spesso vedo in tribuna anche i genitori degli arbitri che comunque rimangono basiti, rimangono male dell'atteggiamento del pubblico, ma soprattutto dell'atteggiamento degli addetti ai lavori. È vero. E quindi Dario, dovremmo fare un passo indietro, secondo anche Dario me. Assolutamente, assolutamente sì, perché poi scorsa settimana addirittura in un under 16 un dirigente ha provato a investire un arbitro, addirittura a partita finita, penso che sia proprio qualcosa di folle, quindi bisognerebbe fermarsi un attimino tutti quanti. Infatti. Anche però, all'onore del vero, anche però dall'altra parte, secondo me la federazione dovrebbe fare un qualcosa in più per la formazione di questi ragazzi, perché tante volte però si vedono effettivamente nei campi di calcio ragazzi mandati allo sballando proprio e non conoscono neanche le regole, quindi un pochino di qua, un pochino là, però è chiaro che la violenza è da sempre assolutamente da condannare in qualsiasi forma. Benissimo. Ruggero Catani, Under 15 Elite. Sì, partiamo dal girone A, giornata 16 anche per i classe 2009, partiamo dalla vittoria della Romulea contro la Totti di mister Teofani, Romulea che rimane in testa alla classifica, prima sconfitta del Trastevere che cade a ottavia contro la squadra di mister Del Brocco, che è stata appunto la prima a non farci entrare a portare il Trastevere alla sconfitta, ne approfitta quindi la Spes Montesacro di Massimi che nel big match contro la Vigor vince 3-1 e si porta da solo al secondo posto. Stiamare di mister Bonanni ormai tornata sui suoi livelli, vittoria 2-0 contro la Boreale, vince anche il Grifone, orfano ormai di mister Maffei, in extremis 2-1 contro la Dispoli. Quindi Under 15, questo è il girone ovviamente di Dario Teofani, che oltre a fare il responsabile del tecnico dell'agonistica della Totti è anche tecnico di questo gruppo, quindi Under 15. Oggi questa sconfitta, a leggere il risultato 5-0, di oddio che è successo, invece no. Allora, intanto faccio veramente i miei complimenti a mister Bussi e ai suoi ragazzi, perché la Romulea merita di stare là sopra e sono convinto che sarà una delle squadre che la giocherà fino alla fine, addirittura che se poi ce la farà passare la fase regionale, per me potrà dirla fino alla fine anche nel discorso pool scudetto. È una squadra che gioca veramente a calcio, strutturata in tutti i reparti, quindi noi siamo stati in partita, sembra impossibile dal risultato, ma noi fino al decimo del secondo tempo eravamo 0-0 e al primo tempo abbiamo avuto anche un paio di occasioni per passare in vantaggio, un gol salvato sulla linea, però è chiaro che alla lunga sono usciti fuori i valori e abbiamo preso praticamente 5 gol in 20 minuti, 2 Eurogol da 30 metri, e ci hanno tagliato le gambe, quindi un infortunio del nostro portiere, però i ragazzi posso dire solo bravi, perché quando si incontrano. Ma ci credete squadre, arrivare ai playoff? No, no, questa è una squadra che si deve salvare, Filippo. A noi manca una partita da recuperare con la Viss in casa, che quindi ci potrà dare ossigeno, portarci a pari punti, ecco, con squadre come Grifone, superare la Vigor, quindi secondo me già stiamo facendo un piccolo miracolo. E sì, in questo girone proprio, in settimana, comunque lunedì, sono arrivate ovviamente le dimissioni, comunque esonero, insomma, le dimissioni da parte di Alessandro Maffei, ovviamente del Grifone, al momento la società ha optato per una soluzione interna, oggi comunque vittoria importante alla Dispoli, campo sempre difficile. Assolutamente sì. È arrivata una bella vittoria, quindi la classifica rispecchia i valori, tu che le hai viste un po' tutte, quindi? Secondo me sì, alla fine quelle quattro sopra hanno un qualcosa in più. Grifone, che l'anno scorso ha fatto la finale, questa categoria ha fatto la finale scudetto, è un pochino in difficoltà, quindi la dice lunga sul valore di questo girone. E anche lì ci sarebbe un pochino qualcosa da andare a rivedere, perché trovo assurdo comporre gironi di questo genere e poi altri gironi dove ci sono magari sono un pochino più abbordabili, quindi secondo me anche lì bisognerebbe andare a capire insieme alla società e cercare un punto d'incontro per capire come strutturare questi gironi e dare un pochino la possibilità a tutti quanti, perché magari noi all'altro girone, al girone B per esempio, avremmo potuto benissimo giocare per le finali. Certo. A proposito del girone B, qua l'Urbedevere ovviamente di Delle Fratte, insomma, ne ha fatti 6, quindi ne ha fatti 6 dopo girone B. Dopo averne fatti 7 la settimana scorsa, altro diciamo risultato tennistico per i gialloblu di Delle Fratte, questa volta contro la De Rossi. Fonte meravigliosa di mister Mondella, che rimane al secondo posto vincendo 1-0 contro la W. Stesso risultato per Polisportiva Carso e Lodigiani, che superano Fondi e Campus Eur. Città di Ciampino che frena pareggiando contro l'R11 Simonetta, per una classifica che vede Urbedevere sempre a più 6 da Fonte Meravigliosa, Lodigiani e Polisportiva Carso a pari punti al terzo posto. Città di Ciampino staccata di un punto. E infatti forse proprio il Città di Ciampino oggi
pareggio inaspettato con R11 Simonetta, e comunque sta crescendo questa società, diciamo, di Simonetta, ovviamente, quindi eredita un po' anche il lavoro fatto con la Polisportiva Carso, comunque sta facendo bene, però ecco, oggi la città di Ciampino. Un'occasione mancata sicuramente, perché qua ci sono tanti saliscendi, la classifica è cortissima, oggi poteva essere un'occasione per mettere ancora di più gli occhi sulla zona playoff. E qua in questo giro vediamo W nel New Team, che in settimana sono arrivate anche qua, insomma, è finito il rapporto con il direttore sportivo Luca Ripa, quindi le parti sono allontanati, ovviamente in ottimi rapporti, quindi la società ha ringraziato, insomma, per l'operato Luca Ripa, un grandissimo allenatore, un grandissimo professionista, e vedremo, insomma, quali saranno. Io l'ho sentito personalmente, ho detto ora c'ho bisogno un po' di riposarmi e poi capirò eventualmente, qualora ci dovesse essere un progetto serio, quale realtà eventualmente andare a sposare. Girone C Under 15. Sì, dove non sbagliano ormai queste due squadre che vanno avanti in un testa a testa da quasi inizio campionato. Savio di Pasquale Barba, che vince 3-1 contro l'Atletico Torrenova come settimana scorsa, stesso risultato. Nuovo Tor Tre Teste che spassa via l'Accademia Calcio Roma con un 4-1, grande prestazione dei ragazzi di Fabbi. Fa notizia la sconfitta dell'Accademia Frosinone, che perde 2-1 a Cassino e viene raggiunta dall'Atletico 2000 vittorioso a Corre, quindi per una classifica che vede il Savio e la Tor Tre Teste ormai farà da padrona, e insomma sarà un duello fino alla fine. Accademia Frosinone, quindi questa sconfitta inaspettata a Cassino, quindi dove in questo weekend, insomma, il Cassino è stata una bestia nera pettante. C'hai qualche notizia su questa sconfitta, Edoardo? Sì, ho sentito ovviamente mister Farinelli temeva questa gara, e infatti siamo rimasti scottati, perché comunque il Cassino, bisogna non guardarla la classifica quando si gioca contro il Cassino, soprattutto tra le muramiche. In casa, è vero. Questo ovviamente è il campionato, comunque l'età, la fascia d'età under 15 del torneo Beppe Iola. Quindi, come Beppe Iola Junior e Rete Euro Cup, insomma, stiamo iniziando a preparare quello che sarà la 41esima edizione. E partirei con una foto, e comunque il direttore, ovviamente, che ha un archivio incredibile, il direttore Raffaele Minichino, nonché presidente del torneo Beppe Iola. Qua addirittura, ecco, siamo nell'anno in cui sono nato io, addirittura nel 1987, quindi parliamo di una terza edizione. Qua era addirittura il campo, penso, dell'Urbe Tevere, se non sbaglio. Ecco, già allora, a quei tempi, quindi parliamo veramente di 37 anni fa, il direttore, il presidente Raffaele Michino, già, ecco, premiazioni con insomma là il Majorette, quindi già si lasciava capire che comunque il torneo avrebbe fatto passi da giganti. Così è stato, quindi un'invenzione incredibile questo torneo. Ovviamente, quindi, continueranno le novità che vi diremo sia qua in trasmissione che ovviamente anche sul sito ufficiale e sui canali social. Totti Sorge School, che nel 2011 si è laureato campione, quindi 28esima edizione, abbiamo anche delle immagini. Voi ovviamente in quegli anni non facevate parte della Totti Sorge School, però comunque il nome della Totti Sorge School è nell'albo d'oro del torneo Beppe Iola. Claudio Dolisse, tu, se non sbaglio, hai partecipato anche da allenatore a questo torneo. Sì, vero? Ho partecipato due volte. Ho partecipato con che idea 2000, c'hai di questo torneo? Il 2005 e con il 2006, ma è un torneo in certi momenti sembra anche più importante del campionato, quindi diventa per l'Under 15 un'occasione importante. È veramente la Champions League dei giovani. Anche se, ecco, tanti ci dicono, Dario, che magari è un torneo, tante squadre a fine stagione forse, però secondo me a fine stagione invece il gruppo che poi è un gruppo che ha fatto tutto un cammino, quindi... È un torneo che io ho giocato da giocatore, ho avuto la fortuna di farlo da giocatore tantissimi anni fa, sì. Quindi sono dei testimoni, e l'ho fatto anche da allenatore. Credo che sia un sogno per tutti quanti i ragazzi poterlo giocare, e viva Dio che esistono manifestazioni di questa portata, soprattutto poi a fine stagione. Noi ragazzi hanno bisogno anche di continuare ad esprimersi, soprattutto in funzione anche dell'anno successivo, certo. E soprattutto una vetrina per chi è a un passo da fare il salto nei professionisti, perché sia il Beppe Iola Junior che il Beppe Iola hanno lanciato tantissimi giocatori e professionisti, è una rampa di lancio importante. Quest'anno, se la Totti Sorge School, insomma, rientrerà nell'otto delle squadre, sarai te al comando. Al comando. Se il direttore non ti vuole la prima, no. Bisogna la prima. No.
Sarà il mio terzo allenatore, ecco, il mio terzo Beppe Viola. Ti incontreremo sul campo, sì. E ovviamente c'è già subito una prima novità, che comunque è una conferma di quello che è stato l'anno scorso, il percorso, soprattutto per quanto riguarda la fase a gironi. Tutte le partite saranno ovviamente in diretta, grazie alla collaborazione degli amici di My Soccer Player, quindi con tante migliorie rispetto all'anno scorso, però tutte le partite, soprattutto per la fase a gironi, saranno... insomma coperte e comunque irradiate da My Soccer Player. Quindi ora un breve spazio pubblicitario e poi Under 16, Under 17 e Under 19. Per Conti Auto, l'autotalone con vendita plurimarca, con finanziamenti a tasso agevolato, valutazione permute e noleggio a breve lungo termine. Siamo in via Casilina 1090, ci puoi contattare a 339-78-76-868 o tramite mail info@perconti.it. MR Auto è un'officina specializzata per l'installazione GPL e meccanica autronica e non solo. Nella nostra struttura potete trovare anche un centro revisioni all'avanguardia, un'officina con meccanici altamente qualificati. Assistiamo flotte auto di enti pubblici oltre che privati. MR Auto è anche un centro pneumatici. Disponibilità, cortesia, competenza, tutte al vostro servizio. Autolavaggio interno ed esterno. Tutte le auto verranno riconsegnate e sanificate e igienizzate con ozono. MR Auto è a disposizione per servizio noleggio auto a breve e lungo termine e non solo, anche vendita di nuovo e usato garantito. MR Auto, non una semplice officina. Red Tigers 1957, la società dove l'atleta è al centro del progetto. Da 65 anni per crescere insieme i campioni del domani, imparando e divertendosi con i nostri istruttori qualificati. Diventa anche tu un Red Tiger. Vieni a trovarci ed entra a far parte della famiglia biancorossa. Nel cuore di Roma Giardinetti trovi campi da calcetto, calciotto, calcio a 11 e non solo. Anche campi da padel, area ristoro e sala Champions disponibile per le tue feste ed eventi privati. E un ufficio segreteria sempre a tua disposizione. Siamo in via dei Ruderi di Torre Nova 2. Telefono 06 20 10 370. I fight violence against women. Io la contrasto. Tornati in onda, quindi ovviamente sempre qui con gli amici della Totti Soccer School, rappresentati da Claudio Dulisse, direttore generale, e Dario Teofani, responsabile dell'area tecnica, ovviamente dell'agonistica della Totti Soccer School. Quindi torniamo un attimino sulla realtà Totti Soccer School, un impianto tra i più belli ovviamente della regione. Questo connubio con One Soccer City, ovviamente anche la proprietà Totti, quindi è molto contenta, e quindi ad oggi possiamo dire che siete tutti soddisfatti? Sì, sì. Noi quando da me personalmente sono venuti Umberto Grati e Gianni Di Veronica, che poi sono stati, certo, diciamo, coloro che hanno dato in là questa iniziativa, inizialmente c'era un attimo di... Diciamo, di sì, no, 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 di, più che scettismo, di curiosità, di conoscere poi la realtà ONI. Quando ci siamo incontrati e Dario ci abbiamo messo 5 minuti, quindi è stato... Parlate subito... la stessa lingua. Sì, è stato subito un, diciamo, un matrimonio quasi immediato, quindi. E poi i risultati, insomma, viviamo una situazione veramente serena, tranquilla, abbiamo le stesse idee, quindi stiamo vivendo veramente una realtà importante.
e la famiglia Totti è contenta, molto contenta di questo, di questo, di questa partnership. Dario, invece, ecco, tutto il gruppo ONI, come, insomma, ovviamente si è unito tutto, quindi non... Sì, a noi mancava questa, questa parte di sfogo del, del campo a 11 che abbiamo, abbiamo girato tantissimo e quindi ci serviva appunto questa, questo binomio per dare continuità al lavoro della nostra scuola calcio che sul territorio insieme alla Totti, insomma, all'Ossiamare, sono delle, delle scuole calcio che importanti, che sì, hanno i loro numeri e stanno lavorando, lavorando bene e quindi abbiamo deciso di unire gli intenti e io ringrazio la famiglia Totti, ringrazio Claudio Dulisse per averci accolto veramente a braccia aperte e farci sentire subito come in famiglia, e dandoci la massima libertà di lavorare, di stare sul campo e poi di confrontarci, perché poi la cosa più importante è il confronto. È vero. Under 16 Elite, girone A, Edoardo sì, D'Angelo. Ovviamente partiamo proprio dalla sfida di Villa dei Massimi tra Grifone e Romulea, vittoria per 0-3 degli uomini di mister Francolini su, sul Grifone di Arnese. Quindi la Romulea riesce quindi ad allungare ancora di più sul Grifone grazie alla vittoria 1-6 contro il San Paolo Ostiense, mentre il Villalba vince 2-0 contro il Montespaccato Savoia, che nell'ultima uscita aveva un po' risalito la classifica. Romulea comunque saldamente in vetta, Urbedevere quota 40, Grifone 34, diciamo che queste tre sorelle stanno facendo un campionato a parte. Sì, però complimenti anche al Villalba o Cresmoga, perché comunque quarta in classifica, un gruppo, questo è importante, anche l'anno scorso al Beppe Ora non fece male, quindi sono contento per la società della famiglia Scrocca, che oggi poi sono tolti anche una soddisfazione perché hanno vinto con la prima squadra, hanno espugnato il campo della capolista Pomezia 2-0 fuori casa, poi analizzeremo ovviamente nel corso della trasmissione. Per quanto riguarda invece il girone B, Edoardo D'Angelo? Sì, diciamo che stanno facendo un cammino molto simile, Ostiamare e Vigor per Conti. La Vigor per Conti di mister Lo Conte vince 1-0 sulla Petriana, mentre l'Ostiamare vince 4-3 contro il Procalcio d'Orsapienza, una partita molto importante per i bianco-viola di Pica. E ovviamente non possiamo non menzionare il pareggio del Trastevere su Terra Pontina contro il Fondi per 1-1. Trastevere 41, quindi Ostiamare e Vigor per Conti rosicchiano punti importanti perché la vetta comunque dista 4 punti e non sono tanti. È vero. E qua pure il Pomezia, comunque al quarto risultato utile consecutiva in questa, in consecutivo in questo, questo gruppo allenato da mister Del Grosso, che è subentrato insomma in corsa, quindi anche ieri 3-0 con il Morena, e da sottolineare anche ovviamente Forti perché è il capocannoniere di tutti i gironi, e poi ieri proprio il portiere sull'1-0 ha parato un calcio di rigore, quindi poi ha dato il là al 3-0 finale. Mentre per il girone C, Edoardo D'Angelo? Sì, nel girone C la nuova Tor Tre Teste ne fa 5 all'Atletico Vescovio, vincendo 2-5 proprio. Lodigiani comunque segue la scia degli uomini di Grego, vincendo 2-1 contro la Spes Montesacro. Nelle zone basse della classifica, perché comunque cominciano a muoversi in questo sedicesimo turno, l'Accademia Frosinone di Stefano vince 2-1 contro il Tor di Quinto, che, come avevamo detto anche la scorsa settimana, rimane ultimo con 6 punti. Benissimo. In questa categoria Under 16 la Totti Social School sta facendo un campionato regionale. Come sta andando? Ma lì abbiamo un po' di difficoltà dovuto al fatto che abbiamo ricostruito completamente una squadra. E siamo in una posizione di classifica tranquilla, però diciamo che nelle altre due categorie regionali stiamo andando meglio. Meglio, sì. Perfetto. Quindi passerei direttamente all'Under 17, c'è qualche messaggio, Ruggero? No. No, i nostri ospiti oggi non nessuno vi scrive, nessuno, no, scherzo, non è, forse è colpa della Lazio, no, ma la Lazio quanto ha fatto innanzitutto? Qualcuno lo sa? Non ci interessa, questo è uno studio dicono 0-0, quindi va bene. Under 17, girone A, con Ruggero Gaetani. Sì, partiamo dal match che ha visto la capolista Trastevere frenare sul campo dell'Ottavia. Tra le polemiche capiremo poi perché non ne approfitta l'Urbedevere di Marco Mei, che non accorcia e pareggia 2-2 contro l'Atletico Vescovio. Vittoria rotonda della Romulea 4-0 contro la Dabbio, così come per l'Ostiamare 5-2 sulla Boreale. Fondo alla classifica, pokerissimo della Petriana sul Cesano.
Dicevi giustamente Ruggero Gaetani, quindi questo pareggio, diciamo, del Trastevere sul campo dell'Ottavia, vantaggio Trastevere 2-0, poi 2-2, sì. Ci abbiamo anche le immagini, ma il Trastevere si lamenta forse di qualcosa, ora andremo a vedere, sì, dalle immagini. Dopo il vantaggio, ecco, insomma, di Vacca e consorti, poi l'Ottavia è riuscita a recuperare con due calci di rigore, giudicati, insomma, secondo lo staff del Trastevere, abbastanza dubbi. È una vittoria che comunque non intacca, insomma, non rovina troppo i piani alla banda Stirpe, che rimane lì contro a più 8 dall'Urbe Tevere, che poi incontrerà settimana prossima. Quindi super big match che siamo pronti a seguire, sfida in vetta del girone A. Queste sono le immagini, insomma, sì, abbastanza sì, dubbio, sì, abbastanza dubbio, ovviamente. Quindi un commento a caldo, direttore d'Ulisse, forse. Certo, è vero che 2-0 è colpa anche dei ragazzi in campo, perché 2-0 non ti devi far rimontare solo con due calci di rigore, quindi sono rigori un po' dubbi. Forse il primo sul, cioè, chi, diciamo, uno dei due ragazzi sgambetta un pochettino, il secondo, quindi ci può stare. Secondo me è dubbio, sì. Il secondo dice una mia... Secondo me il primo c'è, il secondo dubbio. Dario, come la vedi? No, mi metto sempre nei panni loro, anche se poi, se siamo in campo noi addetti ai lavori, un pochino ce l'abbiamo quando magari pensiamo che le decisioni prese sono sbagliate. Però è chiaro che, come dicevamo prima, ritornando, ci allacciamo al discorso di prima, sono ragazzi, a volte hanno poco più dell'età dei ragazzi che arbitrano, devono decidere in una frazione di secondo, non sono graduati da guardialine, da strumenti tecnici, quindi tecnologici, quindi non... Fanno un'enorme fatica, però io penso sempre che alla fine ti danno e ti tolgono, quindi alla fine al conto, alla lunga, quando vai a tirare somme fine campionato, alla fine è sempre grosso modo paro. È vero, però comunque è un pareggio che pure all'Ottavia, insomma, frenare la capolista di Stirpe a 42 punti, quindi è un campionato incredibile, complimenti anche, sì, ai ragazzi. No, sì, dimostra anche, insomma... Il valore dell'Ottavia, che ha avuto un campionato un pochino altalenante, però ci sono questi due ragazzi, appunto, Rocchi, che ha fatto la doppietta oggi, ma anche Igor Casasanta, che sono due giocatori veramente di grandissima qualità, che quando voglio spostano gli equilibri, non fortunatissimi quest'anno. Vedere questa classifica, Trastevere 42 punti, Cesano 0, metti i brividi, sinceramente vuol dire qualcosa non... Boh. No, giusto, Clavo Turisse, cioè non... Sì. È incredibile, sì, la differenza, sì. Parliamo della stessa, comunque, è assurdo. Under 17, girone B. Sì, girone B, dove alla Tour 3 Teste di Damiano Buffa basta De Marchi per vincere il big match contro la Spes Montesacro, che viene staccata ulteriormente dalla Ludigiani, che con un roboante 5-1 supera l'Audace, e vince anche il Città di Ciampino 2-0 contro i Red Tigers di Naglieri, ancora squalificato, mentre la sfida importantissima che c'era tra Tour di Quinto e Spes Artiglio, importantissima per il Tour di Quinto, viene vinta proprio dalla Spes Artiglio, che prosegue il proprio momento di forma e va a strappare tre punti pesantissimi. Peccato per il Tour di Quinto, tu in settimana hai sentito proprio il tecnico, quindi sì. Riccardo Testa, una sconfitta in casa 2-1. Sì, diciamo che l'aveva messa in conto, diciamo, questa, diciamo, non i tre punti, Riccardo Testa, perché aveva analizzato molto bene i suoi avversari della Spes Artiglio, che sapeva di quanto avessero cambiato. Oggi è stata forse una sconfitta inaspettata, ma c'era un po' di pressione sul Tour di Quinto, perché giocando nel pomeriggio, magari sapendo, certo, già i risultati, mentalmente potevano essere, ci poteva essere una lama a doppio taglio, non è andata bene per i ragazzi di Testa. Under 17, Totti Yacht School, regionali però in testa alla classifica. No. Terzi in classifica, quindi in classifica. si può ambire con quella categoria, a cercare allenata di prendere il titolo. Da Gianluca Curci. Gianluca Curci. Quindi anche lì un professionista. Poi lui un altro... come tantissime, no? Presenze in Serie A, ex portiere. Sì. Ah, perfetto. Quindi Roma, Sampdoria. Ero rimasto che faceva il preparatore dei portieri, quindi fa anche l'allenatore. Fa l'allenatore e dà una mano anche con i portieri, soprattutto, sì, con i più piccolini. Quindi è... Poi lui è un personaggio veramente fantastico. E noi abbiamo un progetto anche legato alla disabilità, che è Totti Social Inclusive, e lui tutti i sabati mattina... Sta lì, sta con, sì, i ragazzi. Complimenti, vedi, bello. Veramente un gran bel personaggio. Bello, complimenti. Poi professionista, ma anche una persona veramente di cuore. Sì. E poi ovviamente voi c'avete anche, insomma, la scuola di calciotto, dove ovviamente sì. Gioca anche, insomma, Francesco Totti. Quindi, Moscardelli. Diciamo, che Moscardelli poi l'abbiamo inserito nei quadri.
diciamo, fa il maestro della tecnica nella, nell'attività di base. Benissimo. Dario Teofani, il rapporto con gli altri tecnici, tu che sei un po' il responsabile dell'agonistica, insomma, quindi c'è un confronto ma continuo? Di grande, sì, sì, di grande confronto e soprattutto di grande rispetto, ecco, perché quando ti interfacci con figure come Simone Sannibale o con Gianluca Curci, che hanno calcato campi importanti, Gianluca credo ha più di 300 presenze in Serie A, Simone ha fatto il professionista per una vita, ha esordito nella Supercoppa italiana a San Siro, certo. Quindi insomma c'è un confronto leale e di, soprattutto di crescita, no? Quotidiana, per cercare poi, ecco, di lavorare per il bene dei ragazzi, perché poi questo è l'obiettivo comune della Totti Soccer. Però invece Dario Teofani è stato anche un bravo calciatore di calcio a 5. Sì, sì, e ho fatto, questa esperienza secondo me sì, ha, sì, all'altro trasporto io ho fatto, molto bene. Ho fatto il calcio a 11 fino alla Serie D, poi ho perso i treni e mi sono divertito, ho trovato questo sport ad Ostia sempre e dopo l'ultima esperienza l'ho fatta proprio all'Ostia Mare in Eccellenza e questo sport credo che sia molto propedeutico per il calcio, soprattutto per i bambini. Infatti all'estero, soprattutto nei paesi sudamericani, si inizia sì. con il futsal infatti. Per poi passare nel calcio, campo ridotto, velocità di pensiero, sì. tanta tecnica perché il pallone lo hai sempre tra i piedi, quindi secondo me è molto molto proprio e tante cose io me ne sono riportate nel calcio e anche nel quotidiano, nell'allenamento quotidiano, per esempio l'utilizzo della suola, della pianta, la famosa suola, no? Che prima si usava solo nel futsal, oggi si usa anche nei campi a 11, perché i campi sintetici soprattutto permettono questo tipo di gesto tecnico. E ovviamente Totti Roccia School si pratica, no, non si poteva non praticare il metodo Corver Coaching, quindi chi meglio di Claudio Dolis, che è il direttore tecnico internazionale di questa metodologia, ci può far capire di cosa parliamo e comunque ormai a livello nazionale con società professionistiche, vero? Sì, no, anch'io ho fatto il percorso come Dario, ho giocato a 11, ho fatto anche qualche esperienza a 5 e il Corver è praticamente considerato al mondo la metodologia più importante, più utilizzata per insegnare il calcio ai giovani calciatori, sia per l'aspetto tecnico sia per l'aspetto tattico individuale. È un metodo che parte dall'Olanda tantissimi anni fa, dall'ideatore, dal pioniere che era Will Corver, allenatore del Feyenoord, poi passato, diciamo, alle giovanili dell'Ajax, poi attraverso un percorso arriva al Barcellona attraverso Cruyff e arriva in Italia nel 2009. Io lo conosco proprio in quel periodo, conosco questo metodo, divento il direttore tecnico grazie anche a Paolo Gatti che mi ha inserito in questo mondo. Poi adesso lui, diciamo, è uscito fuori dal metodo Corver, dal giro. E è rimasta questa società che si chiama Coaching Sport Italia, che detiene la licenza per il territorio italiano. Io sono il direttore tecnico e lavoriamo con tantissime società, anche professioniste. Abbiamo fatto tantissimi corsi di formazione agli allenatori. E il prossimo lo faremo proprio in casa Oni. Benissimo, a breve, è giusto. Quindi complimenti, una scelta azzeccata. Che comunque tanto lavoro, però poi c'hai grandi soddisfazioni. Sì. Benissimo. Ultimo girone dell'Under 17, quindi il girone C. Sì, il girone C, quello del Grifone capolista che oggi supera in una partita veramente bella il Pomezia per 3-2, stesso risultato per la Procalcio Tor Sapienza contro l'Ermada in trasferta. Ormai il Sapio ha preso, insomma, la retta via 5-2 contro il Campus Eur. Vigor Perconti che si rialza e prosegue il proprio ottimo momento di forma, la squadra di Mosciatti 5-1 contro la Samagora, centro classifica. Pirotecnico 4-3 tra Fonte Meravigliosa e Atletico 2000, col Grifone sempre in testa, più staccato da Procalcio Tor Sapienza, Savio e Vigor Perconti, fondi un pochino dietro che si danno battaglia per la quarta posizione. Allora, andiamoci a vedere questo big match, Grifone e Pomezia, certo. Proprio al Villa De Massi, quindi tanti gol spettacolari, sì. Ci hai detto? Assolutamente sì, bel calcio. Partita anche molto corretta, insomma, godiamocela. Benissimo, allora, parola alle immagini, quindi servizio Grifone Pomezia Under 17. Al Villa De Massimi si affrontano la capolista Grifone e la sorpresa Pomezia, che nello scontro per i piani alti del girone C danno vita ad una delle gare più divertenti ed appassionanti dell'intera stagione. Tante assenze per Isabella, che schiera i suoi con un 4-2-3-1, dove al posto di Attari c'è Tukulski, a sostegno del solito capitan Picano.
Per Salvatori 4-4-2 con centrocampo a rombo, con Esposito e Bernabeu, uomini più avanzati. Partono subito forti i padroni di casa. Buona iniziativa di Ercolani che dopo una discesa da sinistra prova la gran botta da fuori. Palla di poco alta. Risponde il Pomezia che ci prova con Bernabeu, destro velenoso ma largo, e con Gobbi che tenta la buona iniziativa solitaria, con conclusione però imprecisa. Prima frazione che sta per chiudersi in parità, ma nel recupero Bernabeu si inventa un gol meraviglioso, facendo sparire il pallone a tutta la difesa grifone e infilando caso in uscita. Tutti in piedi a Villa De Massimi e si va dunque a riposo col Pomezia in vantaggio. Ma dopo 120 secondi inizio della ripresa, il grifone la riprende con Picano che sfrutta bene una disattenzione di Proscio, infilando con il tapin di testa. Passano neanche due minuti e l'euforia rossoblu si trasforma in gelo con l'errore della retroguardia che regala il pallone a Ortega, che controlla e scaglia un sinistro su cui Causo non può arrivare. Pomezia di nuovo avanti. Non c'è un attimo di respiro perché il grifone non rimane a guardare, allora è Colani, dopo un aggancio fantastico riporta i suoi in parità, con un pallonetto di pura classe. Alla mezz'ora comincia l'assedio grifone che sfiora il vantaggio con Tukulski, ben servito in aria, che non trova la porta per centimetri. Pochi secondi dopo, Formisano manca il tappini spaccata e il sinistro di Carbone non va lontano dall'incrocio dei pali. Al terzo di recupero è ancora Formisano a disperarsi dopo che il suo destro esce di pochissimo, ma c'è ancora tempo per l'ultimo assalto, dove Tukulski raccoglie la grande sponda di Picano e scaglia un destro al volo che fa esplodere la tribuna. Al 51esimo addirittura Proscio a tentare la conclusione, ma era questa l'ultima chance prima del triplice fischio che sancisce tre punti pesanti per il grifone, che mantiene l'imbattibilità e settimana prossima affronterà la seconda in classifica. Però che gol, veramente, bisognerà fare una clip insomma, solo per i gol, perché è veramente sì, una partita di livello. Complimenti al Pomezia che ha tenuto testa comunque al grifone capolista di mister Isabella. Ovviamente nel post partita hai sentito Isabella, sì. Purtroppo il mister del Pomezia, ovviamente perché la sconfitta bruciava, c'aveva un po' gli occhi lucidi, possiamo dirlo. Giustamente, insomma, perché anche come riconosciuto da mister Isabella, il Pomezia ha meritato, mostrato soprattutto nel primo tempo grande compattezza, ottime idee di calcio, tutti i reparti insomma hanno collaborato alla perfezione, poi insomma quando i giocatori sono ispirati c'è poco da fare da una parte e dall'altra, l'importante è che insomma ne godiamo noi che li guardiamo, perché oggi è stata una partita veramente da vedere. Beh, gesti tecnici, Claudio Dulisse, direttore di Ottimo School, e Dario Teofani, quindi... Sono gesti tecnici che fanno bene al calcio, infatti, al settore giovanili. È vero, vero Claudio? Sì, sono belli. Gesti tecnici importanti, bellissimi, una partita veramente bella. Complimenti, complimenti. Allora passiamo all'ultimo campionato per quanto riguarda i giovanili, Under 19, quindi partirei dal girone A, Edoardo D'Angelo. 18esimo turno per l'Under 19, che ovviamente la notizia principale è che torna in campo il Vista Aurelia, capolista nel girone B, però prima partiamo dal girone A. Ci sono due regine indiscusse che sono Vigor Perconti e Nuova Tor Treteste, vincono rispettivamente 0-2 contro il Fonte Meravigliosa e 3-1 contro il Tor Sapienza. Spicca anche la vittoria della terza in classifica, che è Civitavecchia, vincendo 5-0 contro il Real Testaccio. I nerazzurri vanno a quota 40 punti, anche se la vetta è distante, però anche qui queste tre squadre stanno facendo un po' un campionato a parte rispetto alle altre. È vero. E Atletico 2000 3-0 al Grifone in casa, insomma, è un risultato. L'Atletico 2000 di mister Gentili, beh, un mister che comunque già da tre anni che è con i biancorossi sta facendo buonissimi risultati, tre anni fa ha raggiunto anche le finali. Partenza un po' in sordina, vediamo se in questo secondo tratto di campionato riesce magari a centrare i playoff. Ah, perché poi settimana scorsa invece il Grifone ha fermato la Romu e la Vigor Perconti. Esattamente, quindi... esattamente, l'unica squadra a fermare la squadra di Bellinati. Quindi benissimo, questa è la classifica del girone A, quindi passerei al girone B, ovviamente come dicevi te, dove troviamo la Vista Aurelia, ora dirai, però siamo contenti il gruppo di mister Fabio Del Monte è tornato finalmente in campo. È vero, e sono... Tuttora ancora la squadra da battere, perché sono in vetta nonostante alla squadra di mister Del Monte mancano tre giornate. E il Savio è in un periodo di crisi, è seconda in classifica, ha perso anche in questo turno 2-1 contro il Bissezze. Menzione comunque per l'Urbedevere di mister Simeone, che da quando che siede sulla panchina dell'Urbedevere sta facendo veramente ottimi risultati. E quota 25 punti per l'Urbedevere. Fiano Romano anche un pochino con il freno a mano, sconfitta pesante 5-3 contro il Procalcio Tor Sapienza.
Qua quindi Vissarella, ieri questo pareggio, un po' di recriminazione da parte del Vissarella per l'arbitraggio, forse non tanto insomma all'altezza, così dichiara ovviamente la società del Vissarella. Direttore Claudio Ulisse, certo questi ragazzi tornare in campo dopo che per 3 settimane, compreso il Natale, non sono scesi in campo, il ritmo partita lo perdi, rientri in campo, insomma, tanto di cappello pareggiare 2-2. Sì, no, noi ci siamo passati qualche tempo fa, sì, a una situazione simile, e devo dire che è molto molto fastidiosa, soprattutto per loro, per i ragazzi. Infatti. So che si sono allenati in diversi campi, hanno fatto un po' d'attività, però è chiaro che l'inizio è sempre, c'è tanto entusiasmo sicuramente, perché hanno iniziato sicuramente sì, però poi soprattutto a queste la pagano anche l'aspetto fisico, l'aspetto del campo e l'abitudine a fare le partite. Dario Teofani, quindi ora sono tornato in campo 2-2. Intanto l'importante era rientrare, certo, quindi, perché sennò si rischiava veramente fallimento totale, la perdita di tutte le categorie e tutti questi ragazzi che purtroppo andavano a spasso. So che dai piani alti della Totti Soccer School sono stati offerti anche, sì, durante la pausa natalizia, tutto degli spazi campo, cosa invece altre società hanno effettuato dello sciacallaggio per andare a prendere. Trovo veramente una cosa vergognosa. Però facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi del Vista Aurelia. Ci uniamo, anche io ce l'ho nel girone, devo recuperare una partita con loro. Quindi. Ah, perfetto. Sì, quindi, sì. Benissimo. Ultimo girone, il girone C, dove ovviamente il Tor di Quinto la fa da padrona. Sì, diciamo che è quasi inutile ricordare la potenza della squadra di Mister Basili, che segna anche in questo turno 5 gol, 59 gol fatti, solo 13 gol subiti, miglior attacco e miglior difesa dell'intero campionato, numeri veramente impressionanti. Dietro di loro c'è la Lodigiani, Lodigiani che perde però 2-1 contro il Villalba. Qua, tralasciando il Tor di Quinto, che ha quota 45 punti, è una bella classifica, Filippo, perché Lodigiani 31, Ottavia 30, Uni Pomezia 29 e seguono tutte le altre. È vero, e il Certosa secondo me può fino all'ultimo dire la sua, perché dire la sua, comunque a pochi punti dal quarto posto. Siamo giunti alla fine di questa prima parte, quindi settore giovanile. Ora ovviamente a breve insomma cambieranno gli ospiti, avremo con noi l'allenatore, il tecnico del Città di Anagni, Fabio Gerli, oggi vittorioso, e con lui il tecnico della Vigor per Conti, Andrea Persia, anche lui insomma per lui grandissimo trascorso anche nel settore giovanile, quindi un po' in tutte le categorie con la Vigor per Conti sempre, quindi con loro parleremo di promozione ed eccellenza. Io ovviamente vado a ringraziare la Totti Soccer School, rappresentata da Claudio Ulisse, direttore generale. Claudio, quindi obiettivi? Obiettivi è andare avanti con entusiasmo, andare avanti soprattutto diciamo come primo obiettivo è la formazione di questi ragazzi, per noi è fondamentale. E allora in bocca al lupo, e quindi ovviamente porto i saluti anche del presidente Riccardo. Grazie mille, che ovviamente fanno sempre piacere. Dario Teofano, noi ci vedremo quasi sicuramente al Beppe Iola, quindi sì, in bocca al lupo per il proseguo del campionato come tecnico dell'Under 15 e ovviamente anche come responsabile dell'area tecnica, dell'agonistica della Totti Soccer School. Viva il lupo e grazie a voi che da 40 anni date voce e spazio al settore al calcio giovanile dilettantissimo. Grazie Dario, fanno sempre piacere questi complimenti, quindi servono sempre. Grazie a Edoardo D'Angelo, grazie a Ruggero Gaetani, quindi settimana ovviamente sul nostro sito già abbiamo qualche allenatore da intercettare, o allenatore, oppure ecco, ci abbiamo in serbo pure una rubrica sui portieri. Quindi l'hai spoilerata. Ecco, quindi quella sicuramente sarà una, perché non ne parla mai nessuno dei portieri, quindi è giusto insomma parlarne con i preparatori, e perché tanti preparatori hanno una loro metodologia, quindi è giusto capire il ruolo del portiere, perché secondo me è un ruolo fondamentale, è da solo in campo quando si allena comunque, sì, e poi in gruppo però è il più pazzo di tutti, Edoardo D'Angelo, infatti lo conosciamo bene, lui fa il portiere con l'Atletico Viscovio al momento. Quindi grazie per questa prima parte di settore giovanile, e ora breve spazio pubblicitario e poi seconda parte di Sport in Oro per eccellenza e promozione. Abete dal 1958 a Roma è il regno del legno. Vendita di porte per interni e blindate, finestre in legno, PVC e legno alluminio, parquet in essenza e in laminato. Servizio di trasporto e posa con installatori specializzati. Abete è anche arredamento e strutture per esterno.
Vieni a trovarci per un preventivo gratuito presso il nostro showroom di Via Casal del Marmo 706 o visita il nostro sito www.abetesrl.it. MR Auto è un'officina specializzata per l'installazione GPL e meccanica autronica e non solo. Nella nostra struttura potete trovare anche un centro revisioni all'avanguardia, un'officina con meccanici altamente qualificati. Assistiamo flotte auto di enti pubblici oltre che privati. MR Auto è anche un centro pneumatici, disponibilità, cortesia, competenza, tutte al vostro servizio. Autolavaggio interno ed esterno. Tutte le auto verranno riconsegnate e sanificate e igienizzate con ozono. MR Auto è a disposizione per servizio noleggio auto a breve e lungo termine e non solo, anche vendita di nuovo e usato garantito. MR Auto, non una semplice officina. Prendiamo questo pianeta dai nostri genitori e lo prendiamo in prestito per i nostri figli per restituirglielo più pulito. Rispetta l'ambiente. Scegli Bizzaglia per un pianeta più pulito. I fight violence against women. Io la contrasto. Io la contrasto. Io la contrasto. Il gruppo Fabrizi Costruzioni nasce negli anni 60 dal fondatore Amedeo Fabrizi. L'attività edilizia, con una esperienza pluriennale consolidata, è finalizzata all'acquisizione di aree con conseguente realizzazione di fabbricati, dedicati sia ad esigenze residenziali che commerciali. L'evoluzione del settore edilizio, più attento allo sviluppo e all'applicazione delle più moderne tecnologie costruttive, spinge il gruppo Fabrizi Costruzioni ad una ricerca continua al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Per maggiori informazioni, consultate il sito afhspa.it o contattate lo 06 79 811 604. Gruppo Fabrizi Holding. La garanzia per le tue esigenze. Eccoci tornati in onda per la seconda parte di Sport in Oro, quindi eccellenza e promozione e anche tanti spunti interessanti e soprattutto focus ovviamente sulla Coppa Italia d'Eccellenza. Si sono svolte le semifinali di ritorno in settimana, quindi poi capiremo bene quello che è successo. Comunque ovviamente le due finaliste saranno il 7 febbraio al Bartolani di Cisterna,
Uni Pomezia e Terracina, quindi le due regine del girone B di eccellenza, o almeno al momento. Ovviamente due ospiti importanti, due allenatori vincenti, giovani, preparati, molto professionali, per quanto come la penso io e come penso il calcio. Quindi do il benvenuto ovviamente al mister della città di Anagni, Fabio Gerli. Buonasera, ben ritrovati. Buonasera Fabio, bentornato, quindi è sempre un piacere quando sei qua con piacere noi. Piacere mio. Perfetto, oggi vittoria, sì. Importante, rotonda. Sì, ecco. Nulla da dire, nel senso che poi ogni volta che vengo, statisticamente vinco sempre la partita, quindi mi fa piacere questa per cosa. Per i tifosi del Città Anagni diranno, invitatelo sempre, per esatto. I tifosi di altre squadre diranno no, non sempre. Quindi, comunque fino ad oggi, un cammino importante, sei tornato quest'anno ad Anagni, sì. Giusto? E quindi... Fino ad oggi, soddisfatto del cammino? Molto soddisfatti. E non erano questi i programmi, noi partivamo dopo una leggera riduzione rispetto allo scorso anno, sono andati via persone, calciatori importanti, però il campo ha detto che, anzi, cioè, addirittura oso nel dire che qualcosa abbiamo perso anche per strada. Quindi, qualche punto, dici, qualche partita? Noi statisticamente abbiamo perso punti con tutte le ultime in classifica, sia in andata che nel ritorno. Qualcosa per strada abbiamo perso, sicuramente è un limite che abbiamo, però è successo. Però il campionato è ancora lungo, sì, la classifica sì. Poi la analizzeremo, la vedremo, comunque il Città Anagni sta in una posizione molto buona, secondo me, quindi penso pure per voi. No, ma sicuramente, cioè, stiamo facendo un buonissimo campionato, stiamo approfittando onestamente del ritardo di qualche squadra che ci aspettavamo potesse far parte della testa della classifica fin dall'inizio, cosa che non è avvenuta e siamo stati bravi a incunearci in questa falla, ecco. E invece chi è tornato nel calcio dei dilettanti, dei grandi, è Andrea Persia, allenatore della Vigo Perconti, quest'anno in promozione. Buonasera a tutti. Buonasera Andrea, buonasera mister. Innanzitutto ben ritrovato. Quindi sei tornato dopo la prima parentesi, insomma, con i grandi fatta a Pomezia in eccellenza, tanto settore giovanile, tanti titoli, tanti anche scudetti, insomma, portati alla Vigo Perconti. Quest'anno hai scelto comunque la famiglia Perconti, Maurizio Perconti, ha deciso di affidarti la promozione, quindi la prima squadra della Vigo Perconti. Sì, è stata una scelta che ha avuto il presidente, insomma, mi fa molto piacere, anche perché ho fatto l'ottavo anno che sto alla Vigor, sto da tanto tempo lì e quindi ho fatto, diciamo, tutte le categorie giovanili, 3 anni di allievi, 4 anni di juniores, quindi è una cosa che mi fa piacere fare, sono contento di fare e cercheremo, insomma, da qui alla fine di fare il meglio possibile. L'obiettivo, insomma, è stagionale o comunque per come è stata allestita la squadra giovane, ovviamente, forse non penso sia quello di vincere, comunque di fare bene. No, l'obiettivo è di fare bene, la squadra è giovane e ci sono realtà, insomma, che sono attrezzate in una maniera importante, però comunque noi lavoriamo per far bene con i nostri ragazzi che vengono dal settore giovanile e con altri ragazzi che sono rientrati e che sono comunque cresciuti con noi, ce ne sono tanti all'interno del mio gruppo che io ho già allenato, quindi hanno uno spirito di appartenenza importante alla società. Chiaramente poi esistono delle difficoltà in particolari, insomma, nella categoria, come in tutte le categorie sono di prima squadra, certo. però è una squadra che sta lavorando bene, insomma. E poi allenata, insomma, da un signor allenatore, soprattutto anche proprio a livello umano, veramente. Invece, buonasera a Francesco Mancini, responsabile della promozione, quest'oggi però eccellenza Campus Eur Rieti. Sì, buonasera Filippo, buonasera a tutti i telespettatori, esattamente oggi ero al Mario Dobia, grande partita, veramente alto livello tra Campus Eur e Rieti, ma insomma me lo aspettavo, era uno scontro d'alta classifica. E invece titoli di promozione? Sì, i titoli di promozione li andiamo a vedere. La Sorianese vince il big match di giornata contro il Tolfa, Di Loreto accorcia e quindi va a -2 dalla capolista, appunto il Rieti, mentre il Grifone torna a vincere, quindi fuga rosso-blu, mentre piena bagarre nel girone D.
Benissimo, grazie Francesco Mancini. Invece buonasera a Edoardo Canepone. Buonasera Filippo, buonasera a tutti. Buonasera Edoardo, oggi per te Certosa Gaeta, in settimana semifinale di Coppa Italia. Due belle partite, infatti. Quella di mercoledì in Coppa Italia, tanto per la partita in sé, ma anche per il clima, no? Eravamo bravissimo, insieme, bravissimo. L'ambiente che era stato stupendo davvero con i tifosi del Terracina. E oggi partita molto bella al Campo Certosa in Via di Centocelle, ritmi molto alti. Abbiamo poi sentito a fine partita anche il mister Marco Russo, soddisfattissimo, insomma, comincia a crederci, perché adesso domenica c'è lo scontro diretto e cominciano due settimane importanti per il girone B con tanti scontri diretti, e la Nagni anche potrebbe rientrare. Abbiamo qualche titolo per i due gironi? Assolutamente sì, io direi titolato cade Pomezia, perché sì, effettivamente è così, non cade il Pomezia solo nel girone A nel pomeriggio con il Villalba in casa al Comunale, ma cade anche l'Uni Pomezia nel girone B a Colleferro, e allora ne approfittano Monte Spaccato da una parte nel primo girone e Terracina nell'altro, che vincono una a Valmontone e l'altra in casa con il Sezze per prendersi la vetta dei due raggruppamenti, e il Certosa, che dopo sei vittorie consecutive era caduto a Sezze, riprende a correre con una grande vittoria a Gaeta e si riporta a meno 4 dal secondo posto e a meno 5 dal primo. E quindi tantissimi temi, ecco l'eccellenza ovviamente, ecco, oggi purtroppo due sconfitte per le due squadre di Pomezia, quindi cambia la vetta nel girone A e nel girone B, ma partiamo, andiamo con ordine, partiamo con la promozione, quindi girone A di promozione con Francesco Mancini. Sì, nel girone A si disputava la 20ª giornata, abbiamo visto insomma il grande titolo, l'Urbedevere festeggia il riposo perché giallo-blu non giocando rimangono comunque primi in classifica proprio per l'altro big match, quello tra Sorianese e Tolfa, con il gruppo di Del Canuto che ha vinto per 1-0 regalando un'amarezza al Tolfa di Macaluso. Tolfa che rimane comunque al secondo posto, viene agganciato dal Palocco che dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria contro il Fregene Maccarese. Nel giro delle grandi rimane ancora il Santa Marinella, che ha una piccola frenata dopo 5 vittorie consecutive. Ne avevamo parlato dell'ottimo momento del gruppo di Cafarelli, oggi si è arrestato con il Tarquinia, che invece è una squadra in lotta salvezza. Santa Marinella sfortunato, però una battuta d'arresto per il gruppo di Cafarelli. Eh sì, quattro squadre nel giro di tre punti, mister Persi, quindi Persia, scusami, questo girone è equilibrato come anche gli altri, secondo te chi la spunterà? Ma molte squadre non le conosco, però conosco bene la realtà, conosco bene l'allenatore, è molto molto bravo, posso sperare per lui che... Abbiamo dei problemi con il tuo microfono, mister, quindi ora li risolviamo, quindi passerei direttamente al girone B, dove ovviamente la lotta Rieti-Monterotondo, insomma, sì, ne abbiamo parlato anche in settimana con l'intervista che ricordo potete trovare sul nostro sito sportinoro.it al mister del Monte Rotondo Cristiano Di Loreto. Il mister ci aveva detto di essere molto convinto di questo progetto con il presidente Malizia, arrivato insomma al posto dell'altro mister Attilio Gregori, una difesa molto forte, un progetto solido, e oggi è arrivata una bella vittoria rotonda 6-0 contro il Torlupara, che ha permesso appunto al Monte Rotondo di accorciare sul Rieti. Abbiamo parlato anche dell'ottimo momento del Real San Basilio, con i romani che si sono imposti al Guidini, costringendo proprio il Rieti capolista, il gruppo di Battisti, al pareggio per 1-1. Quindi meno 2, un'importante insomma vittoria quella del Monte Rotondo. In chiave terzo posto invece il Riano ha vinto lo scontro diretto contro il Sette Bagni, una vittoria di misura, anche pirotecnica la vittoria del Fiano Romano con 5 gol rifilati al Poggio Mirteto. Fabio Gerli, allenatore del Città d'Anagni, qua Rieti e Monte Rotondo, due piazze importanti, lotta serrata tra loro due, insomma, il discorso è... Beh, si sta facendo il vuoto, io credo che siano le più attrezzate. Io la promozione la seguo marginalmente, ovviamente, certo. Cioè, non vado a vedere le partite, le lights, però comunque guardo sempre le classifiche, i risultati. A me sembrano le formazioni più attrezzate da questo punto di vista. Con due tecnici poi importanti, da una parte Battisti, Di Loreto, specialista. No, senza dubbio, proprio, una garanzia. È vero. Passiamo al girone C, ovviamente quello del mister Andrea Persia della Digo per Conti. Sì, esattamente, nel girone C un altro allungo importante per il Grifone, che adesso è a più 9 insomma sul Fiumicino. Dopo due pareggi consecutivi ritrova la vittoria alla squadra di Giovanni con un gol importante di Mario La Rosa, che è in credito con la fortuna, perché insomma mi hanno detto è la terza traversa in due settimane, aveva colpito la traversa anche nell'ultimo match contro l'Ottavia.
quindi poteva essere anche più rotondo il risultato quest'oggi. Bene anche il Fiumicino che vince 2-0 contro la Spes Mundial e ottiene insomma la terza vittoria consecutiva, frenata invece per la Morandi in un pirotecnico 2-2 contro il Grifone Giallo-Verde, ritorna a vincere proprio la Vigor per Conti del mister Persia dopo due sconfitte contro Bellegra e Fiumicino, oggi un successo rotondo 5-2 contro il Velletri con tripletta di Finucci. E mentre sottolineerei anche l'ultimo pareggio dell'Ottavia con il Fonte Meravigliosa, comunque si poteva parlare di un big match perché l'Ottavia sappiamo è stata costruita molto bene inizio anno. Grande sorpresa invece del Torino, abbiamo parlato del gruppo di Maurizio Alfonsi, seconda vittoria consecutiva, ma veramente tanti risultati confortanti per il Torino che sta uscendo dalla zona per non retrocedere. Oggi un poker addirittura rifilato e Rocca Priore, è vero c'erano diverse assenze, però una vittoria molto importante e rotonda contro una squadra di alta classifica. Quindi Andrea Persia, Vigor per Conti, quarta in classifica, insomma una classifica bellissima, ovvio, 11 punti dal Grifone che è capolista, però perché purtroppo in promozione ne sale solo una, perché altrimenti eravate in piena corsa per i playoff, quindi anche questa cosa purtroppo limita un po', forse con squadre come voi che, non lo so, il sogno primo posto è difficile, quindi ecco, la salvezza è quasi centrata, quindi non si rischia di, ecco, squadre come voi in questo caso magari mollano un po' nel corso della parte finale, no, perché al di là del discorso del primo posto sicuramente ci fosse una formula dei playoff per chi riesce ad arrivare in certe posizioni è molto importante, perché dà comunque dei stimoli maggiori un po' a tutti. Però no, manca praticamente un girone intero, quindi al di là del discorso prima, manca un girone intero, sono tantissime partite. E quindi bisogna giocare per cercare di arrivare nella migliore posizione possibile, ovviamente. Poi, come vedete, insomma, un girone estremamente equilibrato, estremamente complicato, tante squadre attrezzate. Rispecchia, le hai viste tutte te ovviamente perché già era iniziato il girone di ritorno, rispecchia la classifica, rispecchia i valori? Sì, secondo me sì, perché insomma le abbiamo incontrate tutte, è un girone dove ci sono squadre come il Morandi, che è una squadra secondo me molto molto buona, attrezzata, mi hanno fatto una grande impressione nella partita di andata, nel Fiumicino ovviamente sì, ma lo stesso Rocca Priora, l'Ottavia è una squadra attrezzata che ha investito tanto per costruire, il Fonte Meravigliosa sta facendo molto bene, e poi anche nelle zone giù, nelle zone diciamo dove c'è di più bassa classifica, sono tutte squadre soprattutto nella parte del girone di ritorno è dura. Ed è molto corta come classifica. La classifica è molto corta e si fa presto a andare su come andare giù. È vero. E invece il Grifone, mi sembra che voi all'andata avete pareggiato sul campo loro? No. Il Grifone all'andata abbiamo vinto. Avete vinto addirittura, quindi una delle poche sconfitte del Grifone è proprio ad opera di Andrea Persia. Quindi chi volesse fermare il Grifone può rivolgersi a Andrea Persia. No. Questo no. Però ecco, quindi il Grifone secondo te insomma sta meritando questo? Assolutamente sì. Sta facendo un grande cammino. Sta facendo un cammino regolare, una squadra che comunque sia... non prende gol, ha una difesa, una fase difensiva oltre alla fase offensiva molto importante, e questo poi dopo credo che per le squadre che vogliono arrivare a vincere sia una base importante insomma dove costruire, e quindi loro stanno sicuramente meritando il cammino che stanno facendo. E invece la Vigor per Conti dove la vedi a fine stagione? E ovviamente diciamo squadra giovane, quindi i giovani si sa, squadre giovani hanno alti e bassi, quindi in questo dovrai essere anche bravo te, ma tu quei giovani ci lavori da anni e anche bene, percorso di crescita. Noi dobbiamo crescere perché alterniamo delle cose, abbiamo fatto delle cose anche molto molto importanti, anche degli errori altrettanto importanti, questo in virtù della gioventù, in virtù di che ci sono squadre che chiaramente all'interno hanno giocatori che hanno esperienza. Noi ne abbiamo qualcuno di grande importante, però la maggior parte sono tutti ragazzi giovani che
che ripeto vengono anche da un percorso di settore giovanile che ho fatto con noi. Certo. Ragazzi, io posso solo ringraziare perché molti sono rientrati e comunque noi siamo una società che non è che fa degli investimenti folli, ecco, e invece loro sono messi a disposizione, sono lavoratori, quindi posso solamente ringraziare. È chiaro che poi dopo io da allenatore pretendo il massimo e quando si commettono determinati errori, come è accaduto anche oggi nella partita vinta su alcuni aspetti, c'è da devo comunque intervenire per cercare di migliorare il tutto il più possibile. Benissimo. Ultimo girone, il girone D, almeno quelli che noi trattiamo, perché noi il girone E per spazi, per motivi di spazio, di tempo, non la facciamo. Sì, girone prima D. Di andare un attimo al girone D, ti leggo un messaggio perché è proprio calzante con il girone C, arrivano tra l'altro già tantissimi messaggi. Il Torino oggi ha sfruttato la grande opportunità di superare il Rocca Priora, che è sceso in campo decimato da infortuni, Pastore e Marche, squalifiche, Rosi e Ristori, che sono i due centrali difensivi, oltre Fortunato. Un bel risultato per giocarsi la salvezza ai play-out dall'Aran, quindi lo ringraziamo perché sicuramente completa l'analisi con questa fatta, sfida. Insomma, quindi complimenti al Torino e a Maurizio Alfonsi, comunque sta facendo, da quando è arrivato ha fatto tanti punti. Perché il mercato di dicembre ha portato giocatori importanti al Torino, perché è arrivato, parlavamo prima di tutte le quinte, Lorenzo Fiorini, insomma, che non è l'ultimo arrivato in queste categorie. Io tu ce l'hai avuto pure personalmente. Certo. Quindi insomma il valore aggiunto per questo girone. Hai fatto bene a dirlo, certo, ovvio. Ci vogliono anche i giocatori. È inutile negarlo. Ma poi questo è un campionato dove la formula stillicida porta per forza a rinforzarti a dicembre, perché a fine anno sarà una retrocessione continua con tutte questa formula inventata. Girone D. Sì, con il girone D procedono a braccetto Ceccano e Città di Pagliano, tra l'altro con gli stessi dati anche per gol fatti, 46 gol fatti. Il Ceccano oggi fa molto bene con una doppietta anche di Compagnone, vince contro l'Atletico Torrenova per 3-0. Con un po' più di fatica alla fine anche il Città di Pagliano, con il solito Martinoli, è riuscito insomma a battere in trasferta lo Sporting San Cesario. Molto bene anche il Casalbarriera con un poker, grazie alla doppietta di Follo, i gol di Matarazzo e Rega, quindi rimane in scia la squadra di Aliberti. Fa quasi meglio lo Sporting Montesagro di mister Iannotti, che addirittura ne fa 5 all'Atletico Vescovi e quindi si mantiene in scia. Lo scontro diretto di giornata lo vince l'Indomita Pomezia, che espugna la Bafati 2-0, gol di Del Grosso e Voltaggio, mentre l'Atletico Morena riscatta l'ultima sconfitta contro il Falaschi Lavigno con il gol di Marianelli, vincendo per 1-0 contro il Colonna, ultimo in classifica. Mister Fabio Gerli, questo è un girone comunque, ecco, troviamo il Città di Pagliano, quindi che vicini di casa del Città di Anagni, il Ceccano e quindi Casalbarriera terzo, quindi nel giro di 2 punti, 3 squadre. Bel girone combattuto, il Ceccano si è ritrovato quasi per caso in questo contesto perché non se l'aspettava nessuno. Forse è stato anche un bene perché sta trovando più spazio, perché quest'anno il girone Ciociaro è veramente, Ciociaro Pontino è molto 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 di livello, quindi si è liberato un altro spazio e sta dimostrando insieme a un'altra Ciociara come il Città di Pagliano insomma di potersela giocare. E io penso, io l'ho incontrata in amichevole tutte e due anche prima dell'estate, cioè in preparazione, anche a Natale ho fatto un'altra amichevole con il Pagliano, sono due ottime formazioni. Secondo me arriveranno fino alla fine. Bene, e Casalbarriera? Conosco di meno, però io queste due le vedo sicuramente più. Consideriamo che Ceccano in questo momento non ha nemmeno il campo, il proprio campo sta non giocando ce l'ha. Ad Arce addirittura. Non più ad Arce. L'ultima l'ha giocata a Supino, campo porte chiuse se non sbaglio. Addirittura, quindi c'è questa problematica. Considera insomma che non sta trovando ostacoli. Infatti. Io credo che sia veramente una squadra molto molto secondo forte. Secondo te insomma il Ceccano ce la farà. Comunque ora passiamo ovviamente dopo la promozione all'eccellenza, quindi Edoardo Canevoni, io partirei subito dal girone A, quindi farei girone A, poi focus sulla Coppa Italia e poi girone B ovviamente anche con mister Gerli e poi dei commenti anche da parte di Andrea Persi, allenatore della Vicolo Perconti. Quindi allora, girone A.
Partiamo, ventiduesima giornata, esatto. Che segna questo cambio della capolista? Io in settimana, ecco, ipotizzavo che potesse essere una giornata pro Pomezia, quella di oggi, perché c'erano tanti scontri diretti, invece è stato tutto il contrario, una giornata assolutamente contro Pomezia, che perde nel pomeriggio in casa al Comunale contro il Villalba a causa dell'autogol di Bianchi e del gol di Laurati, entrambi nel secondo tempo. Ne approfittano di conseguenza la Matrice Rieti, la V3 Maccarese e il Monte Spaccato, tutte e tre vincenti, Rieti e Monte Spaccato in trasferta rispettivamente sui campi di Campus Eur e Valmontone. Sarà una partita bellissima, vedremo i gol, quelli di Valmontone e Monte Spaccato, con sorpassi e controsorpassi, con anche tanti errori individuali dei portieri e dei difensori, insomma ci sarà tanto da vedere. La V3 Maccarese ringrazia il solito, sarei dire, Damiani, doppietta 2-0 nello scontro con l'Aurelia Antica Aurelio, uno di questi due gol sul rigore, quello del 2-0, e quindi qui la classifica torna di nuovo molto corta, non ne approfitta il Civitavecchia per accorciare il pareggio un po' sorpresa contro l'Audace per 2-2, non permette ai uomini di Scudieri di portarsi a meno 3 dal secondo posto, invece continua la risalita della Faul Cimini Viterbo, che ha perso qualche punto per strada soprattutto all'inizio campionato, poi una serie importante di risultati utili consecutivi ha riportato i gialloblu davvero a ridosso della zona playoff e primo posto, e quindi sono tuttora una nuova inseguitrice di questo gruppone bellissimo che in un solo punto vede quattro squadre. Allora, un commento subito con Andrea Persia, che comunque lui ha allenato anche a Pomezia. Diciamo che ad oggi, ovviamente, ecco la classifica con questo sorpasso oggi del Monte Spaccato, ma possiamo dire che Campus Eur, Aurelia Antica Aurelio, mentre fino a due settimane fa stavamo là sopra, si sono tagliate fuori dal gioco primo-secondo posto o no? Beh, manca ancora molto, sinceramente, quindi penso che non sia così, penso che ci siano ancora tante partite da giocare. Ci sono tutte raccolte molti punti, chiaramente le squadre che sono, diciamo, le prime quattro sono a pari punti a un punto, quindi lì se la gioca sarà una bella lotta, insomma, bella lotta. Lì. Fino alla fine, insomma. Penso di sì, poi chiaramente le altre devono approfittare di qualche passo falso per accorciare la classifica, quello sì. Prima di vederci il servizio di Francesco Mancini, Campus Eur, SSA, Rieti, Mister Gerli. E come un po' nel girone B, ovviamente ci sono qua, insomma, quattro squadre, quindi da Rieti, Maccarese, Pomezia e Monte Spaccato. È un'altalena e soprattutto dopo tante giornate in testa alla classifica, oggi il Pomezia è seconda. Sì, questo è un girone molto 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 equilibrato. Le prime nove, secondo me, poi hanno fatto il vuoto rispetto alle altre nove, sì. Secondo me sono tutte ottimi organici, fino a Valmontone che ho avuto modo di vedere, secondo me sono poi allenate da allenatori di categoria che conoscono tutto praticamente, sì, di questo campionato, sono ottime formazioni. Devo dire che a lume di naso, secondo me fino al Civitavecchia se la possono giocare tutte quante. Le altre piano piano si stanno staccando, si sta facendo anche se minima selezione, certo, minima selezione, però penso siano più dotate da un punto di vista dell'organico. Cioè, okay, anche il Civitavecchia, insomma, giocatori importanti, un allenatore importante, certo, credo che queste abbiano qualcosina in più e stiano uscendo valori piano piano. Oggi ottime risposte anche da V3 Maccarese e Monte Spaccato, che in settimana sono uscite, sì, dalla Coppa Italia, quindi un grandissimo segnale, sì, subito comunque contro Monte Spaccato andare a vincere a Valmontone, addirittura la V3 comunque in casa con l'Aurelio Antico Aurelio, insomma un bel messaggio, no, beh, io, da allenatori, no? Sì, sì, ecco, sì, sì, ma la V3 in Coppa è uscita a testa altissima, sì, tanto poi la vedremo. Insomma, c'è anche da recriminare per quanto riguarda la V3, perché erano, sì, recriminato su un calcio di rigore, insomma, abbastanza dubbio. La qualificazione si è giocata per un gol, quindi, sì, proprio sul filo del rasoio. Credo che no, le risposte sono state perché sono ottime formazioni. Io tra l'altro ero andato a vedere la partita Maccarese. Ah, l'andata. Sì, sì, ero andato, quindi approfittando dell'orario, certo, diciamo. Però è un'ottima formazione, sì, allenata benissimo, un 3-4-3, no? Cioè comunque, sì, bene, veramente bene. E quindi insomma ad oggi, se dobbiamo fare la classifica prima per Andrea Persia,
Quindi chi arriva prima, chi arriva seconda di questo lotto di squadre? Beh, è difficile. È molto difficile dirlo, sinceramente. Ad oggi non si può dire. No, perché mancano molte partite, sono tutte squadre attrezzate. Poi tra l'altro, come dice il mister, in queste squadre qua ci sono tutti allenatori di categoria importanti che comunque conoscono bene la categoria, conoscono bene i giocatori che fanno parte della categoria, conoscono, hanno fatto per tantissimi anni questo campionato e manca ancora tanto, quindi penso sia difficile esprimersi adesso per andare a cercare, almeno per me, insomma, penso che sia presto. Però complimenti ovviamente al Villalba Ogre Smoga che oggi ha espugnato insomma il comunale di Via Verrone del Pomezia, prima sconfitta del Pomezia a gestione Stefano Scaricamazza che non prendeva gol da quattro giornate, oggi questa sconfitta e soprattutto il Villalba è orfana del portiere titolare 4-8 che si è fatto male nel riscaldamento, quindi poi in campo insomma in classe 2005. Però il Villalba Ogre Smoga non ha rubato nulla oggi al comunale, il Pomezia sottotono, sono mancati insomma i giocatori forse più importanti e quindi ci sarà da lavorare in settimana per mister Stefano Scaricamazza, però ovviamente la classifica insomma e il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tantissimi punti in palio, però un po' d'amarezza insomma in casa Pomezia quest'oggi c'è stata. Quindi servizio Campus Eur Rieti, pubblicità e poi di nuovo in studio. Mario Tobia si gioca Campus Eur Rieti, partita valida per la 22esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Bianconeri per regalarsi la prima vittoria della gestione Mastrodonato, Rieti per rimanere in scia delle prime posizioni anche con il nuovo tecnico Aldo Gardini, non presente per squalifica. Un minuto di silenzio per ricordare il grande Gigi Riva e pronti a partire. Equilibrio e intensità sin dai primi minuti, Picciollo prova a sfruttare l'errore degli ospiti in impostazione, Egidio interviene prontamente. Risponde subito il Rieti, schema su punizione, parte da Sarrizzu che libera Rossi a sfiorare il palo. Alla mezz'ora il turno di Bergamini che colpisce benissimo il pallone centrale, facile per il portiere avversario. Padroni di casa alla ricerca del vantaggio con l'iniziativa di Bussi, Egidio ancora presente. L'ultima occasione del primo tempo è del Rieti con Alessandro che libera Rossi sul primo palo ma si rimane sullo 0-0 nonostante gli ultimi buoni attacchi costruiti dalla compagine reatina. Inizia il secondo tempo, il match si infiamma sempre di più, la sblocca subito il Campus Eur a inizio ripresa con la prodezza assoluta di Calveri, uomo simbolo di questa squadra capace di fare esplodere il Mario Tobia con una acrobazia bellissima per un gol da vedere e rivedere. Primo centro dei capitolini con il nuovo tecnico arrivato da due settimane. Non tarda la reazione del Rieti con Rossi che si accentra chiamando il giovane Bertini a una parata non scontata. Sul seguente corner lo specialista Scipioni sbuca sul secondo palo anticipando tutti e riporta il risultato in parità. Le due squadre si fronteggiano colpo su colpo, ancora Picciollo di testa dalla sensazione del gol ma si rimane sull'1-1. Saltano gli schemi, risposta del Rieti con Bertini che rischia in uscita avventata ma è fortunato a ritrovarsi il pallone ed evitare il vantaggio degli ospiti. Portiere del Campus che è decisamente più efficace qualche minuto dopo con una grandissima parata. Il 2-1 delle Rieti arriva comunque, Grassi calcia dalla grande distanza, Bertini è imperfetto sulla ribattuta. Si getta il solito Daniel Rossi che porta in vantaggio gli uomini di Gardini. Ennesimo gol per uno dei centravanti più forti del nostro calcio. Il finale è accesissimo perché il Campus ha il merito di crederci fino alla fine e reclamare per un possibile calcio di rigore nel finale. Rivedendo le immagini lo sgambetto è piuttosto evidente. L'arbitro decide di far proseguire. Nervi tesi, fioccano le espulsioni ma alla fine vince il Rieti. Vittoria preziosa per gli Amaranto Celesti contro un Campus Eur più che meritevole. Adesso il girone A è più aperto che mai.
ereditiamo questo pianeta dai nostri genitori e lo prendiamo in prestito per i nostri figli per restituirglielo più pulito. Rispetta l'ambiente. Scegli Bizzaglia per un pianeta più pulito. Per la tua pubblicità, affidati a Mira Video e Sport. 06 59 41 966. E quindi Francesco, abbiamo visto questa vittoria, insomma, del Rieti, però proteste per quanto riguarda il Campus Euro. Innanzitutto complimenti a Calveri che ha fatto un gol pazzesco, quindi una rovesciata, veramente complimenti. Però nervosismo anche a fine gara per quel presunto calcio di rigore che l'immagine, insomma, si vede. Ci poteva stare forse a favore del campus, quindi il 2-2 finale, insomma. Sì, assolutamente. Si vede, non si vede. È stata una grande partita, però insomma qui il contatto francamente sembra esserci. Non a caso poi le Campus Euro, insomma, sono saltati i nervi, espulsi Treccari, Baronci, insomma, sono un po' animi tesi nel finale, e il Campus Euro non ha rilasciato infatti dichiarazioni. Peccato, perché comunque insomma la partita è stata molto accesa, il Campus Euro ha giocato bene, nulla toglie comunque alla buona prestazione del Rieti, terza vittoria sotto la gestione Gardini, insomma dal suo arrivo. Oggi era forse il primo vero test importante, perché le prime due vittorie erano arrivate contro avversari abbordabili, sì, come Pescatori Ossi e la Dispoli. Oggi grande vittoria anche con grandi giocatori. Certo, Rieti comunque si è rinforzata veramente tanto nella campagna invernale, quindi Sarrizzo, in attacco Alessandro, quindi insomma parliamo di una società che ambisce, certo, con un tecnico che non ha mai fatto l'eccellenza, sempre Serie D. Vero, sì. Però anche in questo caso Gardini, insomma... No, certo. Cioè, l'adattamento quando un tecnico è preparato, è vero che magari non conosci tante volte spesso gli avversari, no? Quando non conosci quella categoria. Però, insomma, parliamo di un allenatore che... È vero. Cioè, non ha nulla da invidiare a nessuno. A proposito di allenatore, andiamoci a vedere le immagini, ovviamente grazie agli amici di My Soccer Player, della vittoria importante del Montespaccato di mister Andrea Bussone a Valmontone, e poi V3 Maccarese, quindi grande vittoria anche qui dei ragazzi di Colantoni, tutte e due quindi si rifanno dopo l'eliminazione della Coppa Italia. Sì, esatto, tra l'altro partiamo da V3 Maccarese a Atlantico Aurelio. Questo è il primo gol di Damiani, un po' in ombra era stato nella partita di Coppa Italia, però insomma i grandi giocatori poi si sanno rifare, e lui si è rifatto alla grandissima con il gol dell'1-0 e poi con il rigore guadagnato da Regis e realizzato incrociando il destro sempre dal bomber in maglia numero 9, doppietta che regala 3 punti e il secondo posto al V3 Maccarese. Passiamo alle immagini con Valmontone. Il primo gol è di Giusto, questo tapin di testa su un altro primo colpo di testa, e poi comincia dopo questo bellissimo gol che è il pareggio di Laurenti del Valmontone, una serie di errori individuali incredibili che vanno ad indirizzare la partita. Qui anche il portiere poteva probabilmente fare un po' meglio. Qui il difensore del Montespaccato si addormenta, perde il pallone e Di Filippo ribalta il risultato. Questo era tutto nel primo tempo, dallo 0-1 fino al 2-1 per i giallorossi. Nel secondo tempo, guardate qui il portiere, qui si dimentica il pallone e il 2-2 di Fulvi, che aveva già marcato la scorsa settimana il gol del 3-0 del Montespaccato. E alla fine questo splendido gol in realtà di Giusto, che è quello poi che vale il 3-2 finale e i 3 punti del Montespaccato, nuova capolista del girone A, quindi una partita complimenti divertente. Quindi al Montespaccato di mister Andrea Bussone per questa vittoria importante, dicevamo, dopo la Coppa Italia, quindi ovviamente vediamo la grafica di quello che sarà la finale del 7 febbraio al Bartolani di Cisterna, eccola qua, Unipol Mezza e Terracina, quindi del girone B. Io partirei subito, andiamoci a vedere il servizio di Edoardo Canepone su questa partitissima, bellissima, clima incredibile sugli spalti, in campo veramente calciatori esemplari, quindi servizio della semifinale di Coppa Italia di ritorno, Terracina batte V3 Maccarese 3-1.
è il Terracina a staccare il pass per la finalissima del prossimo 7 febbraio per la Coppa Italia di Eccellenza Lazio, avversario l'Unipomezia. Lodevole l'impegno e il percorso della V3 Maccarese di Francesco Colantoni, che comunque recrimina per un paio di episodi avvenuti in area di rigore. Minuto di silenzio in onore di Gigi Riva, recentemente scomparso, il bomber più prolifico della nazionale italiana. Poi comincia lo spettacolo della curva mare che accompagna il Terracina verso il vantaggio quasi immediato. Settimo minuto, cross basso di Stella, va giù in area Curiale, poi una mischia e lo stesso Curiale da terra, gira con il destro in porta. Il gol che vale l'1-0 e l'equilibrio, il gol del 9, pareggia quello di Catese dell'andata, 1-0 a Maccarese, 1-0 momentaneo a Terracina. Poi Curiale sbaglia, è il 12esimo, palla per Fè che dalla tre quarti non ci pensa, Mancino e traversa piena. Si rimane fermi sull'1-0 per altri 22 minuti, contropiede del Terracina, palla sulla destra, il cross, il pallone in qualche modo arriva sui piedi di Bellante che si divora così il gol del 2-0. Mani nei capelli per il numero 11 che si rifà però al 38esimo. Altra palla al centro, messa fuori, spinta su Di Giovanni. L'arbitro lascia proseguire Carlini per Bellante che è al volo. Questa volta batte Oliva, 2-0 che vale la momentanea qualificazione. Come detto, proteste però di Colantoni e della V3 Maccarese su questa spinta a due mani sulla schiena di Di Giovanni. Con le immagini andiamo alla ripresa, cross di carta, Damiani sfiora ed è attento e reattivo Martinelli a mettere in corner. Altre proteste, Fè in area, l'intervento di Fumagalli è chiaramente, e lo rivediamo, sulla caviglia del 33, l'arbitro però lascia correre. Il gol della V3 Maccarese arriva comunque, calcio d'angolo, una mischia e carta, gira con il sinistro in porta, il gol che porterebbe la V3 Maccarese in finale, esultanza, tutti in campo dalla panchina e anche in tribuna a scendere verso carta, ma gioia che dura 3 minuti. Cross di Carlini, Camarà, primo intervento di Oliva e tapin vincente di Fioretti, subentrò nella ripresa ed esultanza sotto il settore più caldo di Terracina con tutti i tifosi che tornano a crederci. Di Giovanni, palla al centro, palla che si alza a campanile ed in qualche modo arriva sul destro di Fè, al volo, palla alta, mani sul volto per Fè. Nel recupero Terracina che trova ampi spazi in contropiede, Pagliaroli davanti ad Oliva, gli spara addosso, è l'ultima occasione, può poi partire la festa del Terracina che incontrerà nella finale tutta del girone B l'Unipomezia che batte 2-0 il Monte Spaccato in questo duello infinito tra bianco-azzurri. Ebbene, quindi queste le immagini parlano chiaro, insomma proteste da parte della V3 Maccarese che ovviamente hanno riconosciuto insomma il valore del Terracina, quindi con un pubblico così e dei valori in campo importanti. Però certo gli episodi insomma parlano chiaro perché il rigore insomma su Fè era evidente, il fallo, la spinta da Di Giovanni sul del gol del 2-0 per il Terracina grida vendetta, però comunque sul campo ovviamente ha vinto il Terracina, complimenti, è una piazza che conosce molto bene Fabio Gerli. Sì, vabbè, diciamo che è stata una semifinale un po' intrisa di questi errori, perché anche all'andata c'era stata una declinazione da parte del Terracina su Fioretti per diciamo così una trattenuta in aria, però Terracina è una squadra che con questa categoria ha veramente poco a che fare. C'entra poco. Ma ha una società subentrata rispetto alla mia, insomma, che sta investendo tantissimo. Ha allestito una formazione che cioè, io poche volte, insomma, io ho anche avuto la fortuna di vincere questo campionato. Insomma, ho giocato anche contro tantissime squadre forti, ma come questa io sinceramente non ne ricordo, soprattutto. Questi hanno preso giocatori che vengono dalla Serie A. Come cioè, no, quindi, assolutamente. Cioè, non solo uno, quindi... Ma poi è una tifoseria importante, cioè abbiamo dei video, insomma. E ha un ambiente che ormai è galvanizzato, ormai è... Il 12esimo uomo in campo, la famosa curva mare. Ma loro vanno anche in trasferta in 2-300, quindi è veramente un valore aggiunto. E incontreranno l'Unipomezia che è un'altra mia ex squadra, quindi da questo punto di vista ora ci arriviamo anche a quella, quindi, ma il video dei tifosi del Terracina ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? L'abbiamo chiesto, per favore, eccola qua, con un po' d'audio pure, grazie.
insomma, questo è lo spettacolo che in eccellenza è bello vedere, insomma, quindi complimenti ovviamente al Terracina, dispiace per la V3 Maccarese, mentre l'altra semifinale, insomma, Unipo Mezzia batte Montespaccato 2-0, anche là proteste, quindi andiamoci a vedere un attimino l'immagine, Edoardo, dei gol dell'Unipo Mezzia che batte il Montespaccato, proteste anche qui da parte del Montespaccato per un arbitraggio, insomma, che non è stato all'altezza per quanto riguarda, insomma, il Montespaccato, però complimenti all'Unipo Mezzia che raggiunge l'ennesima finale di Coppa Italia, quindi complimenti a mister Casciotti e ai suoi ragazzi. Le immagini di Unipo Mezzia a Montespaccato, grazie. Un minuto ci dicono, quindi niente, andiamo avanti. Eccole qua, Edoardo. Eccole, sì. Allora, si partiva dall'1-1 del campo del Montespaccato, quindi l'Unipo Mezzia che partiva con un leggerissimo vantaggio visto il gol in trasferta, ma questo leggero vantaggio si trasforma in grande vantaggio dopo 3 minuti con il gol di Morelli di testa, questa spizzata, e Unipo Mezzia chiude subito la pratica sempre nella prima frazione con il gol del 2-0 che indirizza totalmente la partita, per il Montespaccato diventa una montagna da scalare, poi nel secondo tempo non ce la fa e quindi in un comunale purtroppo ancora a porte chiuse. E adesso vediamo quanta gente andrà a vedere la partita da Mezzia, che insomma merita. Quindi finalissima mercoledì pubblico prossimo, Bartolani di Cisterna, Unipo Mezzia Terracina. Unipo Mezzia, insomma, che già ha vinto 2 volte questa competizione con lo stesso patron Valle, e quest'oggi allenata invece da Casciotti, un ex calciatore. Quindi passerei ovviamente 2 squadre del girone B che arrivano in finale, andiamoci a vedere, insomma, quello che è successo, quello che ha detto quest'oggi la 22esima giornata per quanto riguarda il girone B di eccellenza. E cosa ha detto? Ha detto che il duello tra Unipo Mezzia e Terracina è già cominciato, questa volta almeno per questa domenica è il Terracina ad averla vinta, perché sorpassa Unipo Mezzia che cade a Colleferro, un campo complicato, Colleferro che tra l'altro ha battuto anche il Terracina in casa, quindi insomma andare a giocare in casa dei rossoneri non è mai facile, e il Terracina nel pomeriggio, grazie a Fioretti e Bellante, che sono tra l'altro 2 dei 3 marcatori che avevano segnato anche mercoledì in Coppa Italia, sorpassa, si va a prendere la vetta della classifica, credo per la prima volta statisticamente nel girone B in questo campionato, perché era stato sempre prima l'Unipo Mezzia, a parte una piccola parentesi all'inizio con il Certosa a punteggio pieno. Certosa che torna alla vittoria dopo la sconfitta di Sezze, lo fa in una partita molto bella, divertente, ritmi alti, vedremo le immagini contro il Gaeta che era a tutti gli effetti uno scontro diretto, Gaeta che sarà anche il lago della bilancia la prossima settimana perché ospiterà il Terracina, così come la prossima settimana ci sarà Certosa Unipo Mezzia, quindi potrebbe essere anche una giornata pro città di Anagni, anche se l'Anagni giocherà contro il Sezze, quindi diciamo le prime 6 si incontrano tutte tra di loro e sarà veramente un crocevia importante, anche perché dopo domenica cosa accade? C'è la finale di Coppa Italia, sì. Quindi Unipo Mezzia e Terracina, come ha detto anche mister Marco Russo nell'intervista, pensa che queste 2 squadre potrebbero avere già la testa alla finale, e poi cosa accade? Che dopo la finale c'è di nuovo Unipo Mezzia Terracina. Insomma, 2 settimane di fuoco dove potrebbe cambiare davvero tanto nel girone B, e vediamo se insomma Certosa, Anagni, Sezze e Gaeta riusciranno in qualche modo ad approfittarne. E chi ovviamente meglio di Fabio Gerli, allenatore del Città d'Anagni, può dirci insomma quello che potrebbe accadere in queste giornate. Oggi comunque, ecco, questa sconfitta dell'Unipo Mezzia a Colleferro dopo la Coppa Italia insomma è un segnale e rimette tutto in gioco. Ma questo guarda, quest'anno sono 2 gironi di eccellenza veramente molto equilibrati, sì. Ma anche il Colleferro insomma è una squadra che era partita con altre ambizioni, no? Certo. E non è facile mai giocare in casa del Colleferro, quindi non mi sorprende questa battuta d'arresto dell'Unipo Mezzia. Ci sono tanti incroci questa domenica, incroci multipli, ma di difficile pronostico, perché poi sì, è vero, queste 2 squadre potrebbero essere già proiettate alla finale con la testa, perché se non sbaglio qualcuno dovrebbe aver chiesto anche l'anticipo al sabato proprio per prepararsela al meglio, però parliamo sempre di squadre che hanno a disposizione veramente un organico talmente ampio che magari questo può essere facilmente superabile, però queste 2 squadre, io continuo a dire, non voglio essere ripetitivo, sono veramente, l'Unipo Mezzia ad esempio è una squadra un po' più di categoria,
però di top di categoria. Certo. Mentre il Terracina ha preso più giovani. Un allenatore giovane che non ha mai fatto l'eccellenza da allenatore. Quindi io l'ho incontrata e vi dico che è una squadra molto organizzata in tutte e due le fasi, sia offensiva che difensiva. Quindi è un allenatore che prepara le partite, sa mettere le squadre in campo, ha un gioco, ha un'identità. Poi fare un pronostico sulla finale è ancora più complicato, certo, perché su partita secca può succedere veramente di tutto. Quindi, però il bello di questo campionato è proprio questo. E poi c'è il Certosa, là come il Città d'Aragni, che comunque stanno risucchiando punto su punto, giornata dopo giornata, e quindi è lotta aperta. Parliamo di Certosa che lo scorso anno è arrivata seconda, certo, che a mio modestissimo avviso si è ulteriormente rinforzata, perché sono arrivati, ricordiamoci, quest'estate giocatori di calibro, insomma. Però stanno un po' sfortunati, tanti infortuni. Guarda, noi siamo andati un po' di pari passo con il Certosa, perché nello stesso periodo, dicembre, in concomitanza con l'assenza di qualche giocatore importante, che a differenza delle altre squadre che citavo prima, abbiamo entrambe rose probabilmente un po' più limitate, però devo dire che, guarda, Certosa, se non sbaglio, veniva da 7 vittorie consecutive, ma noi veniamo da 6 vittorie consecutive. Ok, noi da 6 vittorie consecutive è un pareggio, quindi. Ma questo non basta per recuperarle, significa che stanno avendo un cammino strepitoso, a differenza dell'altro girone dove c'è un avvicendamento continuo. E voi, queste due squadre sono state sempre al comando dalla prima giornata. Certosa, Unipomezia e Terracina li affronterai ancora in casa o fuori? Come Anagni? Certosa in casa e Unipomezia e Terracina fuori casa. Sì. Comunque andiamoci a vedere Certosa, sì, la sfida Certosa Gaeta, raccontata da Edoardo Canepone. Torna a vincere il Certosa di mister Marco Russo dopo lo stop di Sezze. Si ferma il Gaeta che cade 3-1 al campo Certosa dopo 9 risultati utili consecutivi. Neroverdi che recuperano dal primo minuto Dovidio, invece solo per la panchina Marini. Minuto di silenzio prima del calcio d'inizio in ricordo di Gigi Riva. Poi la gara può cominciare e il Certosa dopo 5 minuti è già avanti. Dovidio per Ferri, imbucata pazzesca per Battisti, che è freddo davanti al portiere a batterlo sul primo palo. Stupenda la palla di Ferri, poi Battisti lucidissimo davanti all'estremo difensore. Reagisce il Gaeta, Santori si fa rubare il pallone da Di Vito, bravo Palmieri a respingere con i piedi. Ancora Certosa, Russo spunto sulla sinistra, palla per Di Mario che se lo divora al quarto d'ora. Partita bellissima e ritmi molto alti, ma si deve arrivare nel recupero per una grande chance per i biancorossi ospiti. Palla per Tataranno che da ottima posizione spara alto, è l'ultima occasione. Si va poi al secondo tempo. E il Certosa parte alla grande perché dopo 20 secondi Muzzi trova Russo che si fa murare da Zuccaro. Ma è un inizio splendido per la squadra di Russo. Di Mario recupera per Muzzi, palla sotto le gambe del difensore e dietro le spalle del portiere. 2-0 per il Certosa, firmato Muzzi che poi al 50esimo si addormenta e calcia Goretta invece che il pallone in area di rigore dal dischetto. Lo stesso numero 9 è preciso, batte Palmieri e riapre il match. Gaeta che sulle ali dell'entusiasmo prova subito con Carnevale a pareggiarla, botta dalla tre quarti, palla che fa la cosiddetta barba al palo. Poi grande azione del Certosa, Della Penna per Battisti, Muzzi fortunato perché il tiro sbatte su Mastroianni e finisce all'angolino, 3-1 per il Certosa, grande azione dei neroverdi, siamo al 57esimo. Gaeta che prova a riaprirla al 70esimo, Carnevale riceve il colpo di testa sbagliato di Santori, poi però calcia sull'esterno della rete. Si va avanti fino al 93esimo, Certosa che può festeggiare il ritorno alla vittoria, festeggia anche perché l'Unipomezia cade a Colleferro. Per il Gaeta stop dopo 7 vittorie e 2 pareggi. E dunque complimenti al Certosa di mister Marco Russo, del DS Michesi, perché comunque vincere con il Gaeta così, comunque le immagini parlano chiare e soprattutto secondo me ad oggi, quindi con questa sconfitta il Gaeta forse si taglia fuori, mister Gerli. Beh, sicuramente complica la sua strada, questo
è poco ma sicuro. Il Gaeta è un'altra squadra fortissima, sì. Un'altra squadra partita con probabilmente nell'allestimento della rosa un po' in ritardo, perché l'ha completata in preparazione a differenza di tante altre squadre, però l'ha allestita forte e questo probabilmente ha causato un periodo di rodaggio che gli ha fatto perdere punti, perché poi nel momento in cui, dopo se non sbaglio, la quinta partita era un punto solo, adesso Gaeta non vorrei, vado un po' il notaio Edoardo Caripoli sì, ha fatto una partenza molto a rallentatore. Voi capite che ha fatto un recupero strabiliante, cioè è ritornata ad essere il Gaeta che ci aspettavamo, però giustamente il mister Mancone, che tra l'altro conosco benissimo, ha dovuto avere quel tempo necessario per ruotare un attimo, certo. Una squadra che era completamente nuova. Ovvio. Andiamoci a vedere quindi le immagini di Colleferro, Unipomezia, Città dei Lagni, proprio centro sportivo Primavera, sempre grazie a My Soccer Player. Sì, partiamo dalla sfida di Colleferro, credo, nel nostro video. Sì. Da Colleferro con De Stefano, che nel primo tempo, più o meno alla mezz'ora, con questo tocco dolce, lento, che si deposita in rete per il vantaggio. Nel secondo tempo, dopo appena 7 minuti, è l'Unipomezia a pareggiare, il portiere che viene colto un po' impreparato, una deviazione sui piedi di Sbordone che fa 1-1, passano però 5 minuti e il Colleferro torna avanti con il colpo di testa perfetto lì di Placido, 2-1, che sarà anche il risultato finale, 3 punti per il Colleferro che mantiene viva una piccola speranza di recupero, ma deve davvero fare il miracolo. Passiamo ad Anagni con la punizione di De Vita, che coglie impreparato l'estremo difensore. Poi guardate qui che gol che fa dolce, destro, anzi mezzo esterno destro, palla sotto l'incrocio, un gol stupendo da rivedere, palla che praticamente non si muove, traiettoria stupenda sotto l'incrocio dei pali. Poi il 3-0 viene firmato da Ciotoli, che anticipa il difensore e il portiere sul primo palo, e nel finale con il destro sul palo lontano da parte di Lesci, che firma il poker, il definitivo 4-0 per il Città dei Lagni. Che gol dolce, viste, ma in settimana che farà? Porterà minimo le pastarelle, minimo. D'obbligo. Ecco, minimo. È stato un grandissimo gol e sono, tra l'altro, consentimi Filippo, certo, contentissimo per il ragazzo, perché è da anni falcidiato dagli infortuni. Non riesce ad avere continuità, purtroppo sempre problemi muscolari. Adesso sta giocando quest'anno con un po' più di continuità, anche se gestito a livello di minutaggio, e oggi ha fatto questo grandissimo gol e se lo meritava tutto questo gol. E soprattutto, ecco, Città dei Lagni che finalmente è tornato a giocare nel proprio stadio, quindi stadio del Bianco dopo tanti anni. Ci abbiamo anche una foto, insomma, di una delle prime partite. Ecco, bello rivedere il del Bianco così. Ecco, questa è un'altra nota positiva, certo. E sinceramente è stata, quando la società mi ha richiamato e mi ha prospettato questo scenario, è stato uno dei motivi per cui ho accettato di ritornare. Perché tu hai vinto un campionato con la Nagni nella stagione 2017-2018, cioè abbiamo anche le immagini, purtroppo giocavate a Paliano. Sì, noi ne vincemmo 3 consecutivi, ecco, partendo dalla prima categoria, e poi in Eccellenza però ce lo tolsero per fare i lavori interminabili, 5 anni senza lo stadio. Quest'anno c'è la certezza che si sarebbe riniziato da Nagni, e vi dico che è tutta un'altra cosa, cioè certo, avere il si ha una casa, quando si dice si gioca in casa, credetemi, è proprio questo. Cioè, quindi da questo noi siamo ripartiti, perché si è costruito, la società ha costruito un settore giovanile che aveva smembrato per forza di cose, non avendo un campo i bambini li perdi, non puoi andare nei campi limitrofi a fare scuola calcio, è impossibile. Queste immagini quando le rivedremo, mister Fabio Gerli, con il tuo Città dei Lagni, stagione pazzesca. Sono bellissime immagini, noi sì, quell'anno, consentirò brevemente, sì, vincemmo, noi eravamo una matricola, veniamo da due campionati vinti consecutivi, però incontravamo un Pomezia che aveva uno squadrone, il Timon della Florida, sì, insomma veramente squadre fortissime. Eccoli. Uscimmo noi e a 3 giornate dalla fine conquistammo questa vittoria che ci portò in Serie D dopo, se non sbaglio, 12 anni. Infatti, che mancava tantissimo questa categoria. Io spero quanto prima, sai, sognare non è mai, certo, è vero, non è mai sbagliato. Noi te l'auguriamo a te e al tuo Città dei Lagni. Prima, grazie, mancano pochissimi minuti, quindi carrà di messaggi, perché ne arrivano veramente tanti, vero Francesco Mancini? Sì, facciamo assolutamente, un attimino. Noi vi ringraziamo perché avete interagito tantissimo. Mister Gerli, garanzia di successi, Angelo da Colleferro. Mister Gerli, uno degli allenatori più preparati del panorama calcistico regionale, meriterebbe piazze di altre categorie. Saluti e complimenti a tutti voi, Livio da Civitavecchia.
Buonasera a tutti voi, al mister Persi e più sinceri complimenti al mister Fabio Gerli per l'ottimo percorso che sta facendo. Attenzione, squadra molto pericolosa da, insomma, il rivale, mister Marco Russo del Certosa. Ecco. Al più grande allenatore del settore giovanile, un grande amico, un grande uomo, un abbraccio da Mirko Trinchero, penso riferito ovviamente al mister Persia. Grande Raffaele, sì. Complimenti e un abbraccio a mister Persia, un grande mister, un grandissimo uomo, per me un fratello da Francesco. E abbiamo infine un saluto a tutti voi, complimenti per la trasmissione ai due mister di grande esperienza e competenza. Secondo voi il Fiumicino dove arriverà a fine campionato e Coppa Italia? Lino 79 da Fiumicino. Però ne abbiamo parlato prima del Fiumicino, sì, della, insomma, promozione, quindi salutiamo anche Lino, ovviamente, quindi tanti a testa di destino. Io ringrazio gli amici. Anch'io ringrazio tutti. È vero, ma ve li meritate per quello che avete fatto, quello che state facendo e quello che farete, quindi ne siamo sicuri, anzi noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie. Purtroppo il tempo è tiranno, siamo in chiusura, vola quando si parla di calcio, del nostro calcio, insomma, che ci piace tanto, quindi anzi vi auguriamo di non farlo più, quindi vuol dire tornare, ecco, nel caso del mister Persa che ha giocato nel professionismo, tornare ad allenare nel professionismo, chissà. Beh, sperare non è mai. Questo è l'augurio, e invece sempre. Fabio Gerli col suo cittadanagni, insomma. Grazie. Ecco, ambire a. Grazie, a quello rinnovo che sta. Veramente i ringraziamenti per questo grazie invito, per me è stato veramente un piacere. Grazie Fabio, quindi ti ringraziamo, in bocca al lupo per il proseguo, per te, per il tuo cittadanagni. Grazie, grazie. Andrea grazie Versa. A voi per l'invito, continua sempre così un grande con piacere. I tuoi ragazzi. Grazie. Saluta tutti alla Vico Perconti, da Ugo, Raffaele, presidente, insomma, tutti, Giannotta, un po' tutti. Certo, certo. Grazie ancora per l'invito, è sempre un grande piacere stare con voi. Grazie mille Andrea. E ovviamente Francesco e Edoardo, noi ci vediamo domenica prossima. Assolutamente. Già avete scelto che andare a vedere? No. Beh, io c'è cioè, Unico Mezia Certosa, potrebbe essere ecco, quella la ecco, partita sicuramente interessante. Sì, Anagni, verremo ad Anagni un giorno perché è un po' lontano, però anche Vito Lauretti per festeggiare, per festeggiare, chissà, va bene, grazie a tutti e quindi buona serata e buon proseguimento. Ora vi lascio in compagnia del sottoscritto per Sporting Tour TV, puntata come sempre scoppiettante, tantissimi i temi, buona serata. Per la tua pubblicità, affidati a Mira Video e Sport. 06 59 41 966